Prendiamo posto, grazie. Un po' di silenzio. Buonasera a tutti. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Do la parola al segretario per l'appello. Massidda, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ucheddu, Soddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Usai Fabio, Stivaletta, non c'è, Garau. Consiglieri presenti 22. Verificato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta. Per comunicazioni urgenti avvenute nell'ultimo momento, do la parola al sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Apprendo dalla nota che è stata protocollata questo pomeriggio che l'assessore Paolo Argiolas ha presentato le dimissioni senza alcuna motivazione. Io non ho potuto, non ho avuto il modo di sentirla, sarà mia cura verificare che siano date le motivazioni del caso per eventualmente riesaminare il caso. Grazie. Grazie Sindaco. Iniziamo l'apertura di sessione di bilancio con la presentazione e la discussione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i suoi allegati. Do la parola all'assessore Manca per la presentazione. Ah, chiedo scusa un attimo, assessore, un'ultima cosa. Vorrei spiegare come avviene oggi la sessione di bilancio, come si svolgerà la seduta. Ci sarà l'esposizione dell'assessore Manca, poi ci sarà l'apertura del dibattito, quindi tutti i consiglieri possono intervenire, la replica dell'assessore ed eventuali controrepliche uno per gruppo e la chiusura della seduta. Grazie. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Iniziamo questa sessione di bilancio andando a presentare la nostra proposta, il nostro progetto di bilancio. È un progetto di bilancio Grazie. È un progetto di bilancio che si fonda naturalmente sulle nostre linee programmatiche, che è in continuità con quello che è il bilancio che abbiamo appena approvato lo scorso anno, il bilancio pluriennale 2017-2019, che si basa su quelle che sono i dati e i fatti che in questo anno e mezzo abbiamo potuto apprendere e accertare, e che si proietta nel prossimo triennio in modo da poter definire tutta una serie di interventi che noi riteniamo importanti per la città, che va a intervenire su problemi che ormai si stanno cronicizzando e che cerca in qualche modo di supportare e alleviare quelle che sono le difficoltà della città. Per poter ben comprendere il nostro progetto di bilancio è necessario partire dai dati di fatto, da quello che in questo momento sono le cose esistenti. In particolare è importante andare a visionare e a verificare quella che è la situazione demografica e dei dati economico e sociali.
così come l'anno scorso vogliamo ripartire da lì. E qui andiamo subito a toccare uno di quei problemi di cui parlavo, quella cronicizzazione che ormai si sta portando avanti da forse un ventennio, quella diminuzione di popolazione che è un problema sentito non solo da un punto di vista economico, perché comunque la mancanza o comunque l'emorragia di residenti porta a una diminuzione alle entrate della città, ma anche da un punto di vista puramente politico, perché comunque una città, soprattutto un capoluogo che continua a perdere residenti anno dopo anno, è evidente sia un problema anche di tipo politico. Come possiamo vedere, nell'ultimo anno abbiamo perso 328 unità, quindi questa è una delle cose su cui sicuramente dobbiamo riflettere. Abbiamo definito anche e individuato la ripartizione delle differenze. In verde vedete l'anno 2017, in rosso l'anno 2016. L'unico posto che ha avuto un aumento rispetto all'anno precedente è la frazione di Sgannaus. Tutti gli altri sono andati a perdere i residenti. I dati economico-sociali. Tutte le fasce di età hanno perso in qualche modo cittadini. L'unica che si salva è la fascia che va dagli 0 ai 3 anni, in cui c'è stato un incremento di numero di residenti. La popolazione straniera. In questo caso abbiamo una situazione positiva, abbiamo più 11 persone rispetto all'anno 2016. I dati economico e sociali, questi lo vedete individuati al 31/12/2016, in quanto fanno riferimento a quelli che sono le comunicazioni della Camera di Commercio. Rispetto al 2015, per quanto riguarda il totale imprese, abbiamo un incremento di 30 unità, 30 imprese, mentre per quel che riguarda le imprese attive abbiamo un incremento di 17 unità. La normativa di riferimento su cui ci siamo basati per la stesura del bilancio è sempre la stessa, il testo unico, il 267 del 2000, e la legge costituzionale che introduce il pareggio di bilancio, che è la legge numero 1 del 2012, la legge 243 del 2012, disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, la legge 28 dicembre 2015, la 208, che definisce i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ed infine la legge del 13 settembre 2016 per la flessibilità nella gestione dei bilanci degli enti. Questa invece, come ho detto anche durante la presentazione del documento unico di programmazione, i riferimenti nazionali e regionali. Li ho inseriti soprattutto per farvi notare, nell'ultimo punto, i termini. La norma prevede che il bilancio venga approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'anno scorso siamo riusciti ad approvarlo a febbraio, quest'anno ci scusiamo, lo abbiamo fatto con un mese di ritardo, ma problemi contingenti ci hanno portato a scalare ulteriormente, anche se abbiamo dato come indicazione e riferimento agli uffici che le prossime scadenze dovranno essere il DUP il 31 luglio e il bilancio entro il 31/12. Queste li abbiamo messi come obiettivi per gli uffici. Speriamo di riuscire a ottenere questo risultato, perché questo permette anche ai consiglieri di esaminare con più tranquillità e senza fretta quelli che sono gli atti che purtroppo in questo momento sono arrivati, e ce ne scusiamo, con molto ritardo rispetto a quello che è il normale. Entriamo un attimo più nel vivo.
Le linee di bilancio. È un bilancio, questo, per il pluriennio 2018-2020, che va a pareggiare per 97 milioni e 500 mila circa, con residui presunti attivi per 43 milioni circa e residui passivi per 26 milioni circa. Naturalmente questi sono residui che, visto che comunque la chiusura si sta ancora facendo, sono presunti. Così come presunto è il risultato di amministrazione, meno 6 milioni e 228 mila. Questo è un dato che secondo noi è un dato importante, perché comunque quando noi siamo entrati la precedente amministrazione aveva approvato una delibera il 30 di aprile 2015 in cui vi era un risultato di amministrazione di meno 13 milioni e 158 mila circa. In questo momento noi abbiamo approvato un disavanzo di 6 milioni e 228 mila circa. I passaggi sono da recuperare, da individuare in una serie di questioni tecnico-contabili, ma anche da una corretta gestione dell'amministrazione della cosa pubblica. Per quel che ci riguarda, abbiamo cercato di mettere in campo tutta una serie di provvedimenti che andassero a evitare che ci fosse un ulteriore disavanzo, e questo ci ha permesso di arrivare al risultato che vi ho poc'anzi enunciato. Le linee di bilancio. Questi sono i punti fondamentali su cui abbiamo fondato la nostra azione amministrativa, nonché le nostre linee programmatiche, e che intendiamo portare avanti anche per il prossimo triennio. Tutelare le fasce deboli, garantire servizi pubblici essenziali a famiglie e imprese, promuovere azioni di sviluppo di attività produttive, investire sulle nuove tecnologie, promuovere la cultura della legalità e della sicurezza, garantire centralità a scuola e cultura, promuovere azioni integrate in ambito urbanistico, ambientale e paesaggistico, ed infine svolgere un ruolo trainante per il territorio attraverso una stretta intesa con l'Unione di Comuni e i comuni vicini. Per quel che riguarda le azioni strategiche in tema di lavoro e imprese, abbiamo intenzione, e adesso ve le andrò a illustrare, di definire un programma di azioni di sgravio fiscale contributiva che possano in qualche modo dare ossigeno alle imprese. Continuare il piano dell'informazione che stiamo portando avanti, sia per i cittadini che per le imprese. Coinvolgere i centri per l'impiego, i sindacati, le imprese, le scuole sul tema del lavoro e in particolare sul discorso dell'apprendistato. Per poi abbiamo aderito all'Eurodesk. Questo è un servizio importante che partirà da giugno, però lo riprenderemo più avanti nelle slide relative alle politiche sociali. Questa è la proposta che noi facciamo per l'anno 2019. Perché lo facciamo per il 2019? Perché, essendo questo un bilancio pluriennale, vogliamo far sì che sia i consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza possano aver voce in capitolo su questo tipo di programma. È un programma ambizioso che quest'anno partirà con una serie di sgravi che abbiamo approvato con il regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e proseguirà l'anno prossimo con una serie di interventi sia di tipo sociale, tra virgolette, sia di tipo economico. Abbiamo visto poco fa il discorso sui residenti. Uno dei problemi, se non quello più importante, che porta le persone ad andare via dalla città è la mancanza di lavoro. Quindi, per far sì che le persone possano nuovamente venire a vivere a Carbonia, è necessario fornire loro un lavoro. Mi si dirà, vabbè, hai scoperto l'acqua calda, perché comunque è abbastanza semplice, è un problema ormai diffuso. Però nessuno, o comunque le azioni che si sono intraprese fino adesso non hanno portato i frutti desiderati, visto che comunque si continua a perdere persone che vanno via. Noi pensiamo che con una serie di incentivi di tipo contributivo e di defiscalizzazione
in qualche modo possiamo almeno fermare l'emorragia di persone che vanno via dalla città. Quindi abbiamo pensato, che cosa? Per coloro che saranno nuovi residenti nella città di Carbonia, andare a definire una defiscalizzazione per le imposte comunali. Qui ho scritto Tari perché comunque sappiamo benissimo che la Tasi è una imposta che per le prime abitazioni non viene pagata, quindi principalmente per la Tari, un abbattimento del 100% per il primo anno, il 50% per il secondo e il terzo anno. Per le nuove imprese vorremmo dare un contributo per l'avvio attività. Oltre a questo, definire un piano di defiscalizzazione per Tasi e Tari nella misura del 50% per 3 anni. Una defiscalizzazione con riduzione dell'IMU del 50% per 5 anni per proprietari di immobili situati in centro storico che affittano a canone calmierato. Non pensiamo solo alle nuove imprese, ma anche alle imprese esistenti. Quindi abbiamo pensato a una defiscalizzazione delle imposte comunali, Tasi e Tari, pari al 50% per 3 anni per le imprese esistenti che assumono un lavoratore a tempo indeterminato, mantenendolo contrattualizzato per almeno 3 anni. Siccome è chiaro che queste minori entrate in qualche modo dovranno essere coperte, abbiamo definito anche in che modo coprirle. Considerato il fatto che il fondo unico previsto dalla legge numero 2 del 2007 prevede che per ogni nuovo residente, più o meno qua a Carbonia, si vada a incassare circa 200 euro, se noi riuscissimo a portare una famiglia di 3 persone avremmo almeno 600 euro. Questi 600 euro andrebbero a coprire quelle che sono gli sgravi fiscali che ho appena enunciato. In particolare, facendo riferimento alla famiglia di 3 persone che ho, di cui parlavo, da un punto di vista Tari, un immobile di 67 metri quadri avrebbe una defiscalizzazione Tari di 264 euro per il primo anno e 132 euro per il secondo anno. Queste coperture le avremo con la premialità, che in questo momento è di circa 100.000 euro all'anno. Per quel che riguarda invece il discorso delle imprese, per farvi capire quanto sarebbe la perdita per ciascuna impresa che verrebbe defiscalizzata, un negozio di abbigliamento con una categoria 13 da 100 metri quadri con una rendita catastale di 2.000 euro, per un tipo di negozio di questo tipo avremo un minor gettito Tari di 212 euro e Tasi di 87 euro. È evidente che nel momento in cui questo gettito e queste persone vengono a vivere a Carbonia, già il fatto che dal fondo unico si andrebbe a percepire una maggior quota andrebbe a coprire tutti questi dati e questi minor gettito di cui ho parlato. Questo è il piano per il discorso delle imprese. Le azioni strategiche in tema di sviluppo, ambiente, pianificazione, assetto del territorio. Intendiamo definire una promozione di strumenti utili a favorire politiche e pratiche relative al miglioramento urbanistico, ambientale e paesaggistico. Intervenire per garantire l'assetto territoriale e idrogeologico con la definizione e la consegna del piano di assetto idrogeologico. Si andrà poi a definire la redazione del piano del verde e quale strumento di pianificazione del verde urbano, il rimboschimento delle aree urbane, il completamento del piano comunale di protezione civile, la rivisitazione e regolamento del piano regolatore cimiteriale, la redazione del regolamento passi carrabili e piano generale impianti pubblicitari, l'implementazione sezioni di trattamento impianto e compostaggio e piattaforma ingombranti. Queste naturalmente sono tante azioni da fare, quindi cercheremo di raggiungerle tutte. È evidente che il programma è un programma molto ambizioso, però contiamo con gli uffici, visto che comunque tali attività sono state esaminate, di riuscire a portare a termine queste azioni.
per quel che riguarda la legalità e la sicurezza. Quello sul controllo da parte della Polizia Municipale è un discorso che stiamo battendo in modo forte con gli agenti e con il comandante. È un'attività che dà garanzie e sicurezza alla città. Adesso ci saranno due nuovi ingressi, visto che comunque nel piano delle assunzioni saranno previsti anche due vigili urbani, quindi queste attività che noi chiediamo loro in qualche modo potranno essere svolte in modo un po' più controllato e meno pesante per loro stessi. C'è da chiudere il discorso sulla videosorveglianza. Abbiamo un progetto che è della vecchia amministrazione per 135.000 euro che con la chiusura del rendiconto di gestione e come con la chiusura del bilancio possiamo andare a utilizzare l'avanzo per far sì che la fornitura di beni e la messa in opera possa realizzarsi con il piano che abbiamo e il progetto che abbiamo già presentato. Ci sarà il confronto con le associazioni della protezione civile per la definizione di un piano di interventi, la consueta lotta al randagismo, perché abbiamo anche questo con il comandante dei vigili definito un piano per evitare che i randaggi vengano portati a musei andando in modo forte a toccare quelle che sono le quote di bilancio, visto che il costo di musei era notevolmente superiore rispetto a quello della canile di Carbonia. Quindi stiamo cercando, attraverso un finanziamento maggiore per il canile di Carbonia, di gestire tutto quanto all'interno della città. Ed infine tutta una serie di interventi per la sistemazione delle strade, che tutti quanti sappiamo essercene molto bisogno. Numeri del bilancio. Da un punto di vista di spesa corrente, le prime tre voci del bilancio sono quelle principali, quindi circa 33 milioni da poter reinvestire. Come sono definite questi 33 milioni? Per entrate di natura tributaria, quindi le consuete tasse che vengono pagate dai cittadini, pensiamo di incassare 13 milioni e 100 circa. Trasferimenti da enti superiori, quindi trasferimenti correnti, 17 milioni e 800 circa, entrate extratributarie 3 milioni circa. Le altre sono spese e utilizzazioni di fondi per anticipazione di istituto del cassiere, entrate per conto terzi e partite di giro. Entriamo nel dettaglio per quel che riguarda le entrate tributarie. Questi sono i fondi che dovremmo riuscire a incassare, o meglio, pensiamo di incassare da un punto di vista tributario. L'addizionale comunale all'IRPEF ci porterà a 1.750.000. La lotta all'evasione 1.700.000. Il gettito TASI del 2018 580.000 euro. Il gettito IMU 2018 2.185.000. Il fondo di solidarietà 2.166.000. L'imposta comunale sulla pubblicità 297.000 euro. La tassa sui rifiuti 4.507.000, che corrisponde a quello che è il piano finanziario che è stato approvato in Consiglio nell'ultima sessione. In sintesi, da un punto di vista di entrate tributarie, rispetto all'anno scorso avremo una diminuzione di entrate di circa 380.000 euro. Sono dovute al fatto che l'anno scorso avevamo fatto la riscossione dell'IMU per gli anni 2012-2016, quindi naturalmente gli ingressi per l'IMU li abbiamo praticamente tutti mandati in accertamento, e non essendoci più questa quota da incassare, naturalmente ci sarà una diminuzione di entrate. Per quel che riguarda le spese, questi sono i riferimenti per missione. Servizi istituzionali 8.100.000, l'ordine pubblico e la sicurezza oltre al soccorso civile 767.000 euro, istruzione e diritto allo studio 2 milioni circa, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.700.000, politiche giovanili, sport e tempo libero oltre che turismo 226.000 euro, 3 milioni e mezzo l'assetto del territorio, lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale 14 milioni, trasporti 1.300.000, diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 milioni e 8, tutela della salute 110.000 euro,
sviluppo economico e competitività 827.000 euro. Gli altri sono tutti riferimenti, mi fermo, fondi accantonamenti 2.200.000, debito pubblico 2.300.000, questo si riferisce, lo vedremo nelle slide successive, ai mutui che stiamo andando a sostenere, l'anticipazione finanziaria 13.100.000, servizio conto terzi 13.600.000. Anche qua la sintesi, abbiamo fatto prima la sintesi delle entrate e la sintesi delle spese. Rispetto all'anno scorso ci sarà un incremento per quel che riguarda 120.000 euro per istruzione, per la missione istruzione e diritto allo studio, 2.700.000 per la tutela del territorio e dell'ambiente, 1.050.000 in più per diritti sociali e politiche sociali, sviluppo economico e competitività avrà circa 120.000 euro in più. Dicevo prima dell'indebitamento. L'anno scorso abbiamo approvato una delibera di consiglio che andava a rinegoziare i mutui in essere. Si andava a pagare 2.320.000 circa di l'insieme dei mutui, delle rate dei mutui che erano state contratte. Abbiamo abbassato i tassi di interesse e allungato il periodo di ammortamento e siamo arrivati a 2.200.000. Quindi abbiamo, rispetto a quello che era il precedente indebitamento, risparmiato circa 96.000 euro all'anno. Oltre a questo c'è da inserire i 235.000 euro del piano del ripiano del disavanzo che è stato approvato nel 2015 e che ci porteremo dietro sino al 2044. Questi sono i riferimenti per quel che riguarda le politiche sociali e il sostegno alle fasce deboli. Come abbiamo detto, questo è uno dei punti su cui abbiamo maggiormente avuto anche da parte dei consiglieri di maggioranza indicazione di cercare di soddisfare tutte le esigenze. Ci abbiamo provato, speriamo di esserci riusciti, naturalmente poi ci saranno da discutere degli emendamenti che potranno migliorare la situazione nel caso in cui quello che ha presentato la Giunta non possa o non corrisponda a quella che è la volontà del Consiglio. In particolare gli interventi per l'infanzia e i minori, oltre che per l'asilo nido, saranno di 668.000 euro circa. Gli interventi per la disabilità 3.600.000, interventi per gli anziani 368.000 euro circa, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 754.000 euro, la programmazione governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 4.480.000. Naturalmente qui all'interno ci sono tutte le spese che l'amministrazione fa, sia di tasca propria, sia quelli che sono i trasferimenti che arrivano dagli enti sovraordinati. I riferimenti per i servizi alla famiglia che teniamo e che vogliamo ancora portare avanti. Tra gli interventi di politica sociale ci teniamo a sottolineare il risultato ottenuto per quel che riguarda il baratto amministrativo. È un punto fondamentale del programma non solo del Movimento 5 Stelle di Carbonia, ma dell'intero Movimento 5 Stelle nazionale. Quello del baratto amministrativo è sicuramente un punto su cui possiamo dire arrivati al risultato. In questo modo i cittadini che si trovano in difficoltà con il pagamento di TASI, TARI e IMU potranno vedere scontate o comunque eliminati i propri debiti a patto che facciano delle operazioni o comunque dei lavori in favore dell'amministrazione o comunque della città stessa. Quindi in questo momento lo stanziamento è di 10.000 euro, deriva da quelli che sono i risparmi dei fondi della politica e naturalmente questo è un primo stanziamento. Nel caso in cui ci fosse la necessità di incrementare tale importo durante l'anno, saremo pronti attraverso variazioni o prelievi dal fondo di riserva ad intervenire per andare ad alleviare le persone che si trovano in difficoltà e non possano pagare le tasse dal comune. Asilo nido. Questi sono i riferimenti che abbiamo dato anche l'anno scorso e che riproponiamo anche quest'anno.
Come sappiamo, sia per l'asilo nido che per la mensa che per altri servizi, siamo dovuti intervenire per ritoccare quelle che sono le tariffe. Questo per due ragioni. La prima è perché per poter mantenere dei servizi a così alto livello è necessario, perché è giusto anche che tutta la città conosca e possa sfruttare questi servizi, è stato necessario incrementarli per far sì che ci sia lo stesso servizio che si era sempre erogato. Sono servizi a cui teniamo, che, come dicevo, hanno visto un incremento, ma hanno visto un incremento controllato. Per potervi far capire in che modo siamo intervenuti, ho inserito qua quanto può essere il riferimento ISEE per una famiglia, diciamo tra virgolette, tipo di Carbonia. Quindi un nucleo composto da coniugi, due figli minori, con reddito di 22.000 euro circa, che è la media nazionale per i lavoratori dipendenti, con una locazione di 400 euro, con un conto corrente di 15.000 euro, andrebbero ad avere un ISEE di circa 6.100 euro. Questo per farvi capire che un ISEE di questo tipo, 6.100 euro, rientrerebbe nella prima fascia. Quindi tutte le problematiche, tutti i discorsi che abbiamo impostato sono basati su un discorso che non va a toccare le tasche delle persone più deboli. Abbiamo solo definito una ripartizione più equa di quelli che sono i costi di questi servizi. Come vi dicevo, queste sono le tariffe per quel che riguarda l'asilo nido. Centro estivo per l'anno 2018. L'anno scorso l'abbiamo istituito in corsa, visto che comunque abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva, ma l'avevamo annunciato anche in sessione di bilancio, che non si poteva mettere i fondi subito, ma che li avremmo messi in una seconda fase. Lo abbiamo fatto, abbiamo avuto anche l'anno scorso la partecipazione. Quest'anno lo riproponiamo perché lo riteniamo un servizio importante non solo per le famiglie, ma per i bambini stesso, per permettergli di socializzare e di poter al meglio godersi quello che è questo servizio. Centro Eurodesk. Questo è uno di quelli che sono i servizi di cui parlavo prima. È a tutti gli effetti un informa giovani potenziato. Un informa giovani che viene pagato completamente da fondi del Comune di Carbonia e non come in precedenza dai fondi plus. Ha un costo circa di 8.200 euro, ma oltre a essere un informa giovani ci permette anche di svolgere tutta un'attività sulla progettazione comunitaria, quindi avere le notizie sui bandi a cui si potrà partecipare e avere un contatto costante con l'Europa per dare ai cittadini e soprattutto ai giovani di Carbonia una maggiore informazione per quel che riguarda tutta la parte della normativa comunitaria e sui bandi comunitari. Centro disabili di Urno, lo abbiamo messo tra quelle che sono i servizi che intendiamo erogare, lo ribadiamo, lo vogliamo fare, verrà fatto, verrà mantenuto aperto, quindi ci sarà a breve il nuovo bando, quindi tranquillizziamo tutti per l'esistenza di tale servizio. Servizio educativo integrato, familiare e spazio neutro. Questo è un servizio che riparte. Abbiamo stanziato e abbiamo deciso di rifar partire questo servizio. L'assessore alle politiche sociali l'ha voluto in maniera forte, sia il servizio educativo integrato che lo spazio neutro. Sono due servizi importanti per le famiglie in difficoltà, soprattutto per le famiglie che si vedono costrette a non poter avere a casa i propri figli. Quindi è un sostegno fondamentale per quelle che sono le famiglie che si trovano in una situazione
particolarmente disagiata da un punto di vista sia economico ma anche sociale. Queste per farvi anche capire il discorso sulla mensa scolastica. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo reso gratuita anche la seconda fascia, in precedenza si pagava. Abbiamo aggiunto un'ottava fascia in cui saranno inseriti sia coloro che non sono residenti a Carbonia, sia coloro che hanno un ISEE oltre i 20.000 euro. Questa attività l'abbiamo studiata sia in giunta che con i consiglieri, votata e accettata. L'abbiamo esaminata con gli uffici e l'abbiamo approvata e messa in pratica con l'approvazione delle tariffe. Come ci sembrava, come abbiamo detto prima, un discorso di equità. Qui è necessario che coloro che possono pagare paghino, coloro che non possono pagare non paghino. Trasporto scolastico, gli utenti saranno circa 80, anche in questo caso abbiamo fatto una ripartizione, come ho detto prima, per quel che riguarda la mensa. Arriviamo alla cultura, o meglio, passiamo al discorso cultura. Rimangono i nostri punti di forza il Parco Archeologico di Montesirai, il Museo del Carbone e la Grande Miniera e tutta l'impostazione del SIMUC. I riferimenti per il sistema bibliotecario che tutti quanti noi conosciamo, con gli eventi che sono elencati, naturalmente andranno a crescere man mano che andremo avanti con il periodo di programmazione. Questi sono quelli che l'assessore al turismo e cultura ha individuato e ha già definito per il prossimo periodo e per tutte le attività che svolgeranno a brevissimo. Teatri. Teatro centrale. Abbiamo definito gli 8 appuntamenti con il CEDAC su Bacuabis. L'associazione La Cernita ha organizzato gli spettacoli che potete vedere. Questo è un altro dei punti di riferimento che abbiamo preso per quest'anno, gli 80 anni di Carbonia. È un evento importante per tutti, lo vogliamo portare avanti nel miglior modo possibile. Sono stati stanziati in questo momento 12.000 euro. Sono pochi, quindi nel corso dell'anno troveremo le risorse per fare delle altre attività, però molte cose le abbiamo già in mente e le abbiamo già definite senza costi per la città. Questo come dicevo è un appuntamento importante a cui credo che sia la maggioranza che l'opposizione possano avere interesse affinché sia svolto nel miglior modo possibile. Quindi l'invito in commissione, naturalmente, è per far sì che tutte le attività possano essere esaminate, approvate e accettate da parte di tutti. Comitati di quartiere, anche questo è un punto relativamente alla partecipazione importante. 8 i comitati di quartiere che sono stati individuati con una ripartizione del voto di questo tipo. Qui vedete elencati e individuati tutti coloro che potranno essere elettori per quel che riguarda il comitati di quartiere e il riferimento a tali quartieri. Passiamo alle cose interne. Cose interne che riguardano gli uffici ma riguardano anche i cittadini, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui un ufficio funziona, i servizi che vengono erogati al cittadino sono servizi che vanno nel senso di una positiva accettazione e positivo riscontro da parte del cittadino. Questi sono i soggetti, le persone del nostro attuale organico, 145 persone ripartiti per 4 dipendenti di categoria A, 29 dipendenti di categoria B1, 18 dipendenti di categoria B3, 53 dipendenti di categoria C, 25 dipendenti di categoria D1, 13 dipendenti di categoria D3, oltre ai 3 dirigenti.
Oltre a questi, ci sono gli ulteriori 11 lavoratori che prestano opera con 5 lavoratori socialmente utili e 6 lavoratori in comando che sono attualmente in regione. Il piano delle assunzioni. Abbiamo detto che è necessario che gli uffici per funzionari abbiano dei riferimenti all'interno e comunque delle persone che possano tranquillamente lavorare. Questo è il piano delle assunzioni che abbiamo approvato. Per il 2018 ci saranno assunti 2D e 4C. Due di questi, come abbiamo detto prima, saranno due vigili. Per il 2019 un D e 3C, per il 2020 un D e 3C. Andremo a chiudere il triennio con 14 nuove assunzioni. Piano delle opere pubbliche e degli investimenti. Abbiamo indicato quelle che sono i riferimenti sia che sono già previsti, sia che contiamo di fare. Quindi dipenderà dalle entrate, dipenderà anche da quelle che sono i riferimenti che arriveranno per quel che riguarda ad esempio il piano delle alienazioni, perché alcuni interventi sono legati strettamente alle entrate relative alle alienazioni. Però abbiamo in questo momento individuato questi progetti. La rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio, come dicevo prima, 135.000 euro. Realizzazione di una sezione di raffinazione dell'impianto di compostaggio Stata e Redda, 679.000 euro. Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, 153.000 euro. Lavori di realizzazione della copertura della discarica, 2.438.000. Lavori di messa a dimora dell'alberatura, 100.000 euro circa. Reti e strade, abbattimento delle barriere architettoniche 98.000 euro, gli interventi per il miglioramento dei parcheggi 80.000 euro, rete del gas 14.400.000. Naturalmente tutti questi interventi, lo ribadisco, i primi sono praticamente quelli definiti, i secondi, quelli che sto leggendo adesso, sono legati a tutta una serie di considerazioni e atti che si andranno che si potranno realizzare durante l'anno. La rete del gas, come dicevo, 14.490.000 euro, lavori extra canone sull'illuminazione 110.000 euro, questo è uno di quelli certi, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e adeguamento del PUT, delle strade, del marciapiede in città e frazioni 430.000 euro, lavori completamento della rete idrica comunale 302.000 euro. Sul patrimonio ci potranno essere degli interventi sull'impianto antincendio della scuola di via Mazzini, 35.000 euro, lavori straordinari di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della scuola secondaria primo grado Satta, 342.000 euro, lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di via Manzoni, 80.000 euro, lavori di realizzazione dell'oculo del cimitero, 221.000 euro, manutenzione straordinaria di messa in sicurezza del cimitero, 173.000 euro, piano in scuola, 430.000 euro. Gli obiettivi, questi sono attività che cercheremo di raggiungere perché abbiamo dato come riferimento, questo me lo conferma l'assessore Lai, questi sono gli obiettivi che abbiamo dato come riferimento agli uffici, fondo per la certificazione degli edifici 273.000 euro, lavori completamente opere di urbanizzazione 267.000 euro, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 264.000 euro. Infine, e vado a chiudere dopo 40 minuti, il piano degli investimenti per il progetto Montuori. È il progetto che abbiamo portato a casa appena ci siamo insediati, siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a casa quei fondi e verranno così ripartiti. Ristrutturazione dell'ex scuola di via Dante 1.600.000, ristrutturazione dell'ex scuola di via Dante centro integrazione migranti 1.200.000, riqualificazione paesaggistica del rio Cannas 3.300.000, riqualificazione del quartiere Montuori 400.000 euro con azioni immateriali vuol dire che non sono soldi veri e propri ma sono servizi o altri messa a disposizione del personale,
quindi non fondi veri e propri, ma che nel complesso vanno a costruire il piano finanziario del progetto. Riqualificazione paesaggistica del Rio Cannas 1.600.000, costruzione alloggi e il canone sostenibile per 1.950.000. Questo è il nostro progetto di bilancio. Come ho detto, soprattutto per la parte sviluppo economico, sgravi e contributi, speriamo che ci sia anche da parte dell'opposizione durante quest'anno il contributo per poter avere magari come base quello che abbiamo proposto, ma mettere degli ulteriori tasselli per poter realizzare un piano di sviluppo ancor migliore. Quello che ci aspetta sicuramente non sarà, lo sappiamo tutti, non sarà una passeggiata. Mi rivolgo ai consiglieri di maggioranza, sperando che con i nuovi input che abbiamo dato agli uffici, quindi con presentazione del documento unico di programmazione entro il 31 luglio e bilancio entro il 31 dicembre, possano avere il tempo per poter esaminare in modo attento e poter intervenire appieno con quelle che sono le loro linee politiche. La Giunta è a disposizione e lo fa con molto sacrificio e con la volontà di portare avanti un progetto che voi avete voluto in prima persona, che io ho sposato da appena sono entrato in modo forte. Speriamo che ci siano tutti i presupposti per proseguire nel lavoro che è stato definito e stato fatto e che questo bilancio possa essere veramente il punto di partenza per un cambio di rotta all'interno della città. Grazie. Grazie Assessore Manca. Apro il dibattito per i consiglieri. Prego consigliere Massimo Zai, che ha chiesto la parola. Sì, grazie Presidente. Ho chiesto la parola per esprimere il nostro rammarico per la chiusura da parte della maggioranza nei confronti della richiesta dell'opposizione di poter avere 2 giorni a disposizione per poter rispondere e aprire il dibattito sulle dichiarazioni che ha presentato testé l'assessore. Non sto qui a giudicare la relazione, per una relazione completa con tanti numeri. Ripeto, abbiamo avuto necessità di, come prassi consolidata negli anni precedenti, magari di una copia della relazione per poter studiare, perché il malloppo che noi abbiamo in mano sono solo numeri crudi. Noi abbiamo necessità di confrontarci anche nel gruppo. Per tutto questo ci riserveremo di intervenire in dichiarazione di voto e oggi non parteciperemo alla discussione. Grazie. Grazie consigliere Usai. Qualche altro consigliere per il dibattito? Nessun consigliere vuol prendere parola per il dibattito? Prego, consigliere Casti. Grazie, Presidente. Fine marzo si presenta
bilancio di previsione 2017, il pluriennale 2017-2019, mese l'anno scorso a febbraio, adesso sono passate le elezioni, perché gli atti, non bisogna dire cose che non sono successe, gli atti di bilancio sono pronti molte volte dagli uffici, sono datate gennaio 2018, gli atti predisposti dal servizio ragioneria, quindi si presenta in ritardo sicuramente per questioni politiche, di approfondimento di tipo politico da parte della giunta e della maggioranza che amministra questa città. Un bilancio che non è nient'altro che un'elencazione di numeri e un'elencazione di cose che nelle migliori delle ipotesi viene detto le facciamo nel 2019. Un bilancio che si fonda sulle linee programmatiche presentate dal Movimento 5 Stelle ai cittadini di Carbunia, è stato detto dall'assessore, è un bilancio di un progetto che voi avete voluto, dice l'assessore, che il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto, l'avete presentato alle elezioni, avete vinto e naturalmente si dice che voi avete fortemente voluto questo progetto di bilancio, il progetto di bilancio dell'anno precedente, del 2017. Ne prendo atto? Mi meraviglia, ma ne prendo atto che consiglieri, anche alcuni che conosco e che alcuni stimo anche, possano condividere un progetto del bilancio del genere, dove si raccontano cose, numeri, si raccontano cose tritte e ritritte, si raccontano cose che non avverranno mai, nemmeno nell'anno 2018, perché sono finanziate tramite alienazioni e tramite altre partite di bilancio che probabilmente non si verificheranno. L'unica cosa certa sono i trasferimenti regionali e quindi le uniche cose che si faranno sicuramente sono quelle derivanti da trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna. Quindi mi meraviglia che voi abbiate sposato questo progetto di bilancio con le cose che proverò a dire in maniera molto chiara ma molto anche semplice e breve. Questo bilancio ha tre elementi fondamentali: un aumento delle tasse, non sono adeguamenti, sono aumenti delle tasse e delle imposte nei confronti dei cittadini e ne elencherò alcuni. C'è nel bilancio un'ulteriore chiusura di servizi oltre a quelle che avete chiuso e ridimensionato nell'anno 2017. E nel bilancio il terzo elemento è che mancano quasi tutti gli investimenti e quelli che ci sono, oltre quelli finanziati dalla Regione e dal governo italiano, non esistono. Avete aumentato il servizio mensa, non sono adeguamenti, sono aumenti. Un signore che ha più di 20.000 euro di ISEE pagherà il 50% in più di quello che pagava precedentemente. Cosa? Scusate, per cortesia, non voglio interruzioni, grazie. Lasciali l'opportunità di dire qualcosa. Tanto, se non lo dice così. Si passa, poi ognuno pensa a quello che crede. Io sto dicendo quello che penso. L'aumento del 50% si passa, se non ricordo male, da 3,70 euro a pasto a 5,14 euro, sono il 50%. Nelle altre fasce abbiamo un aumento del 15%. Vengono create due fasce, da 0 a 3.000 e da 3.000 a 5.000, se ne poteva fare solamente una. Si poteva ampliare, la prima fascia diventava da 0 a 5.000, che era molto più semplice e molto più corretto. Quindi c'è un aumento su tutte le famiglie che portano i bambini a scuola, un aumento che può variare a seconda dal reddito ISEE, io ho fatto i conti, da un minimo di 100 euro a un massimo di 300 euro a bambino, 300-350. Quindi una famiglia che ha due figli, nella peggiore delle ipotesi, avrà 700 euro in più da pagare all'anno, e quella che ha due figli che non sta nemmeno bene perché ha un reddito basso, perché nella terza fascia
può avere 100 moltiplicato per 2, 200 euro di aumento. Se questo bambino per sfortuna abita nelle frazioni, aumenterà anche il costo dello scuolabus. Quindi avrà due aumenti quel bambino per mangiare e per essere trasportato a scuola. Vi siete inventati le tariffe per la celebrazione del matrimonio, ho visto un sacco di matrimoni celebrati in piazza Marmilla, e fate pagare per la celebrazione di un matrimonio da un minimo di 400 a un massimo di 5.500, dovrebbe essere un errore, bisognerebbe scrivere esattamente, però a Montessirai c'era scritto 5.500, sicuramente l'avete già corretto. Prego. Proseguiamo per cortesia. Quindi da un massimo di 400 da un minimo di 400 a un massimo di 550, quindi una coppia di ragazzi che si vuole sposare a Carbonia, anche di Carbonia stesso, del territorio, che vuole onorarci della loro presenza e sposarsi da noi, deve pagare dai 400 ai 550 euro. Questa è una nuova tariffa. Avete aumentato le tariffe dei servizi cimiteriali, per tutti i servizi cimiteriali, compresi i loculi non ci sono, però li avete aumentati, però non li avete ancora costruiti. Quindi c'è un aumento anche dei loculi del cimitero e dei servizi cimiteriali. Se non l'ho letto male, c'è aumento per qualcuno anche per i bocco o i posteggi del mercato, alcuni vengono ridotti ma alcuni vengono aumentati, e se non ho letto male sempre si sta chiedendo agli operatori del mercato in generale una risorsa superiore a quella che si chiedeva l'anno precedente, se non ho letto male da 68 a 80 mila euro si ipotizza di recuperare. C'è un aumento delle tariffe dell'asilo nido, più 10% su tutte le tariffe. Si aggiunge anche il fatto che si paga anche se malato, oltre il 10%, e c'è un aumento delle tariffe sugli impianti sportivi. Per agevolare lo sport si aumentano le tariffe del 15%. Questi sono quelli, poi ci sono alcuni altri aumenti all'interno del bilancio. Questo è il sistema tariffario. Le entrate sono identiche, fondo unico identico a quello dell'anno precedente di 2 anni fa, e il fondo di solidarietà statale è identico a quello dell'anno scorso e di 2 anni fa. Quindi le entrate maggiori, 5 milioni e 8, non lo so, una cosa del genere, per il fondo unico, e più di 2 milioni, se non ricordo male, per il fondo di solidarietà, sono identiche alle cifre dell'anno 2017. Però aumentate tutte queste cose. Soprattutto dite, vogliamo agevolare le famiglie, vogliamo agevolare lo stato sociale, vogliamo agevolare la scuola, ma poi andate a colpire le famiglie soprattutto che hanno bambini a scuola o all'asilo. Questo è il sistema delle entrate. Il sistema delle entrate è assolutamente questo. Se vi prendete ogni capitolo di bilancio vedete quanto state incidendo e quanti soldi in più devono pagare i cittadini di Carbonia. Questo, dice l'assessore, è il vostro progetto. Lui sta operando perché questo è il vostro progetto. Se andiamo nelle spese, le spese principali, in confronto sempre alle risorse che avete messo a disposizione l'anno precedente, centro dovuto sgotti, meno 40.000 euro. Poi ci saranno gli emendamenti, non ci sono. Nella proposta di bilancio si passa da 90 a 50, meno 40.000 euro. Fondo di pronto intervento del sindaco, 2.000 euro. Per il signore in difficoltà, 2.000 euro in un anno mi sembra una cifra assolutamente insufficiente. L'anno scorso, se non ricordo male, erano 9.000. Lo dico perché il sindaco Carbonia molte volte deve far fronte a tutta una serie di difficoltà. 2.000 euro. Assistenza a cittadini indigenti, 10.000 euro in tutto l'anno, ovvero 800 euro al mese. 10.000 euro, eh? L'anno scorso ne avete messo pochi, ma se non ho visto male stiamo parlando di 30.000 euro, che non è già una cifra assolutamente insufficiente.
e proprio per quello non avete dato aiuto a nessuno, a quasi nessuna famiglia, se non c'erano strumenti di altro genere che meno male sono arrivati dalla Regione. Trasferimenti all'attività commerciale meno 10.000, c'erano 20.000 l'anno scorso, quest'anno 10.000. L'unica cosa che aumenta è l'indennità degli assessori e del sindaco. Il capitolo di bilancio aumenta di 18.000 euro. Probabilmente perché l'anno scorso qualche assessore si è dimesso e per un periodo era fatto in meno, probabilmente è derivato da questo. Per le biblioteche c'è meno 6.500 euro, per le manifestazioni culturali oltre le cose per l'80° anniversario non c'è niente, per le manifestazioni di spettacolo zero, spese di teatro nel capitolo ho letto zero, il trasferimento del CICCI mi suona strano, c'è zero, però probabilmente ho letto male io, eh. Però nel capitolo trasferimento CICCI 2018 c'è zero. Probabilmente c'è una risposta, lo sto chiedendo a titolo, soprattutto sto facendo una domanda. Manifestazioni turistiche zero, contributi in manifestazioni dello spettacolo zero, manutenzione al patrimonio comunale zero, sulle scuole ci sono le briciole dell'anno scorso, sulle attività culturali parascolastiche si passa da 7.000 a 2.000, Per quanto riguarda i giovani disabili c'è meno 44.000 e per quanto riguarda invece un altro capitolo c'è meno 45.000, sempre del sociale. Sugli altri capitoli state pagando gli stipendi, state pagando i mutui, ma soprattutto sul centro, sul centro disabili meno 44.000, perché erano 84.000 e adesso se non ho visto male c'è 40, di cui la maggior parte li avete già spesi. Con queste proroghe che state facendo, perché questo non è amministrare, state facendo contrattini e proroghe di 2 mesi, andate avanti di 2 mesi in 2 mesi senza nessuna programmazione, dovete decidere se il servizio è utile, lo tenete, se il servizio lo ritenete inutile lo chiudete. Ma questa modalità di prove, di contrattini e di gare d'appalto fatte dall'oggi al domani in 2 giorni non sono utili a nessuno, non sono utili alle aziende e non sono utili nemmeno a coloro che usufruiscono di questi servizi. Terzo capitolo, gli investimenti. Non ci sono investimenti, eh? Ci sono quelle cose, che quei trasferimenti da parte della Regione e non c'è nessun tipo di programmazione, nessun tipo di investimento. Mi domando, cioè, è un bilancio che non è emendabile questo, assolutamente, non è nemmeno emendabile, perché è un bilancio che dovrebbe essere ritirato e ripresentato, perché è un bilancio che continua a colpire le fasce deboli, che continua a colpire le famiglie, che oltre a essere, gli stiamo creando moltissimi problemi, gli stiamo aumentando anche le tasse. E giustamente qualcuno di voi l'altra volta, noi abbiamo nel nostro programma l'aiuto e il potenziamento dei servizi alla persona, alle famiglie, dopodiché si leggono i numeri e sono cose completamente diverse. Non ci sono le risorse per i servizi che avete chiuso nel 2017, quindi sono ancora a zero anche quei capitoli. È un bilancio che non ha senso. Ci vengono presentati questi numeri, c'era l'ex presidente del Consiglio che faceva le slide, però poi alla fine è fuori moda adesso anche. Vengono presentati, ma non ha senso, non ha assolutamente senso questo bilancio. Quindi non interverrò nei prossimi giorni, nemmeno sugli emendamenti. Sostengo gli emendamenti che ho presentato insieme ai colleghi della minoranza, perché ritengo che sia una politica completamente sbagliata. Per esempio, non si affronta minimamente il problema delle razionalizzazioni dei costi. All'interno di una macchina comunale si può razionalizzare, si può cercare praticamente di trovare soluzioni per razionalizzare i costi.
però non c'è nessun elemento significativo di razionalizzazione dei costi. Non si affronta il problema dell'illuminazione pubblica e degli stabili comunali, per niente. Non si affrontano tutta una serie di problemi, cioè, che possono essere affrontati, ce ne sono tanti, perché nessun bilancio è perfetto e la razionalizzazione può essere sempre fatta in maniera positiva. Quando sono arrivato mi sono trovato tantissimi contratti di vigilanza fatti dai diversi uffici, razionalizzando, facendo un lavoro, accorpando tutto, abbiamo risparmiato, si pagavano forse 80.000 euro, alla fine se ne pagavano 30. Sull'illuminazione pubblica abbiamo razionalizzato, abbiamo risparmiato alcune centinaia di migliaia di euro all'anno. Su quel versante non vedo nessuna iniziativa da parte vostra, ma soprattutto lo dico da parte del gruppo di maggioranza, che vorrei più presente e più propositivo da questo punto di vista. Non c'è nessuna razionalizzazione dei costi, quindi si continua ad andare avanti senza nessuna idea, si continuano a spendere le risorse in maniera sbagliata. L'ho detto altre volte, ma lo voglio ripetere anche oggi: due dirigenti 200.000 euro, due aiutanti del sindaco 60.000 euro. Si potevano, per un comune che adesso ha 120 dipendenti, perché ne ha 120, sono 140 ma sono 20 vigili urbani, cioè 120 dipendenti, avere quattro dirigenti penso che sia sbagliato. Ogni dirigente gestisce 30 dipendenti, penso che sia un numero che non ha un grandissimo rapporto. Si poteva andare avanti con due, volendo si poteva andare avanti con tre, ma quattro mi sembra esagerato, come due capo di gabinetto, cos'è, sono, cioè mi sembra esagerato. Si poteva andare avanti con uno e naturalmente utilizzare questi soldi per non fare tutti questi aumenti che voterete e vi prenderete anche la responsabilità di votarli, perché la faccia poi è dei consiglieri che voteranno, è vostra. Coloro che girano a Carbonia, che rispondono praticamente agli elettori di Carbonia, siete voi, perché non cercano l'assessore di turno, cercano il sindaco e il consigliere Zonza o il consigliere Soddu o il consigliere Serafini, cercano voi, e voi siete coloro che praticamente state avallando una scelta che è scellerata, perché in un bilancio dove si aumentano le tasse, si tagliano i servizi, non si fanno investimenti. Io potevo anche giustificare il fatto: aumentano le tasse per mantenere gli stessi servizi o perché vogliono fare investimenti. Invece la rinegoziazione dei mutui viene buttata tutta sulla spesa corrente e non sugli investimenti. State alzando le tasse e state continuando a chiudere i servizi alla città. La responsabilità è solamente vostra e mi dispiace sinceramente, perché è vostra. È vostra e del sindaco, che in qualche maniera, finito il tempo? Che in qualche maniera avvallate una scelta del genere. Quindi il mio voto, siccome non interverrò successivamente, anche la dichiarazione di voto la farà il mio capogruppo, io penso che alla fine il voto contrario sia una logica conseguenza delle cose che state facendo. Grazie consigliere Casti. Qualche altro consigliere per il dibattito vuol prendere parola? Prego, consigliera Fraternale. Un po' di silenzio, grazie. Grazie Presidente. Intervenire dopo l'illustrazione dettagliata che ha fatto il collega Casti ha alleggerito un bel po' di discorsi che avremmo dovuto affrontare o che affronteremo anche noi altri colleghi. Ma
Io mi sono soffermata prevalentemente nella lettura del, o comunque sia nelle attribuzioni dei costi delle spese per quanto riguarda l'annualità 2018. E prevalentemente ho trovato quasi tutte le caselle in bianco. Le caselle che ho trovato occupate, in effetti ci sono spese attribuite o attribuibili a finanziamenti che provengono dalla RAS. Ora, l'assessore nella sua illustrazione prevalentemente ha parlato di quello che vorrete fare nella annualità 2019-2020, eccetera. E mi pare poco si sia soffermato nell'annualità 2018, che è l'anno che attualmente ci interessa. Ci sono una serie di numeri che è difficile anche da decifrare, ma molto difficile, tipo quando si mettono per esempio 10.000 euro nelle manifestazioni culturali, altri 10.000 euro sempre nelle manifestazioni culturali, la voce di provenienza dovrebbe essere sponsor oppure contributi da altri enti. Questo vuol dire che se gli sponsor non arrivano e gli altri enti non danno il contributo, le manifestazioni penso non si possano fare. Vado così con qualche appunto, perché ci sarebbe, come diceva il collega Usai, ci sarebbe voluto tempo anche per dare una lettura più puntuale, più precisa. Per esempio anche l'assessore probabilmente avrebbe dovuto illustrare alla commissione o alle commissioni o ai consiglieri anche di minoranza in modo magari più esplificativo questo bilancio. Baratto amministrativo, diceva l'assessore, un grande risultato. Non ho capito se è stato avviato, perché mi pareva ci fossero dei progetti da attivare per le persone che facevano richiesta di utilizzare questa misura. Fondi nelle politiche sociali. Ho letto recentemente una delibera dell'assessore La Barbera dove chiedeva che venisse attribuito a questo assessorato la somma del 5 per 1000 attraverso le dichiarazioni dei redditi e anche i fondi, parte dei fondi della politica da dedicare alle estreme povertà. Centro disabili diurno, ma dice lo riapriremo. Noi, mi pare che come opposizione, quando l'assessore si presentò in commissione per dire che non c'era la volontà da parte dell'amministrazione comunale proseguire con quel tipo di servizio e che già era stata intrapresa un percorso con la ASL per dare un'altra destinazione al centro della domotica, che un'altra destinazione dovrebbe avere, e che comunque questo tipo di servizio, sia con la società che sta svolgendo attualmente il servizio per altri 2 mesi, scade il 5 di aprile, che con altre non c'era l'intenzione di proseguire, ma si sarebbe proseguito attraverso l'assegnazione o la collaborazione delle associazioni di volontariato. Io ricordo che in quell'occasione noi tutti della minoranza abbiamo sollevato una voce di protesta per questa scelta che ci sembrava abbastanza inopportuna, e oggi sento dire vogliamo, ci va bene il risultato, però voglio dire probabilmente si è ascoltato anche la voce di chi la pensava diversamente. E degli aumenti non parlo, perché li ha illustrati abbastanza bene il collega che mi ha preceduto, e sarebbe anche perdere tempo non rielencandoli. Ho letto sia l'assessore Lai che l'assessore Manca in una prima dichiarazione parlava di un'attribuzione per i lavori alla Somica di 1.500.000 euro. L'assessore Lai parlava di 1.300.000 euro. Io forse ho fatto male i conti, però queste attribuzioni non le trovo. Trovo, ripeto, molte caselle vuote. Quelle che trovo compilate sono spese attribuibili ai finanziamenti RAS, gli investimenti sono vincolati alle alienazioni, i loculi sono vincolati alle alienazioni,
Non è un bilancio che risponde sicuramente alle esigenze della città, è un bilancio vostro, è un bilancio della maggioranza, come diceva l'assessore, è un bilancio fortemente voluto dai consiglieri della maggioranza e quindi non può sicuramente trovare la nostra condivisione, in quanto non ne condividiamo né il tracciato né il contenuto. E mi fermo qui per il momento, poi avremo modo anche di discutere nei giorni a venire. Grazie consigliera Fraternale. Qualche altro consigliere? Prego, consigliere Fantinel. Ci sarebbe piaciuta un pochino di alternanza, perché molto spesso ci dobbiamo anche ripetere sulle cose, però anche noi diciamo alcune cose. Questo si tratta di un bilancio, come diceva bene l'assessore Manca, di 33 milioni di euro. Quindi diciamo rispetto agli anni passati non abbiamo avuto una riduzione, almeno da questo punto di vista. Negli anni passati, almeno l'anno scorso, mi ricordo che ci si lamentava pesantemente dei tagli e delle cose, ci siamo accorti poi, andando avanti con il tempo, che molti capitoli erano stati messi appunto nel bilancio di previsione degli importi inferiori e poi sono arrivati più soldi. Comunque, a prescindere da questo, anche quest'anno per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato abbiamo visto che abbiamo lo stesso importo, anzi percepiamo circa 2.000 euro in più. Per quanto riguarda la Regione, quindi il Fondo Unico, abbiamo più o meno lo stesso importo e quindi i trasferimenti diciamo da Stato e da Regioni sono invariati. Diciamo. Però nonostante tutto questo, nonostante... come diciamo, rispetto all'anno passato non ci sono riduzioni particolari, vediamo che l'amministrazione comunale sceglie di fare una serie di aumenti e questi aumenti riguardano tutta una serie di tariffe. Alcune cose le ha dette prima il consigliere Casti, però alcune le voglio elencare. Ad iniziare dalla scuola, dalla mensa scolastica, un aumento del 15%. Per le fasce diciamo, di reddito che vanno dai 5.000 euro di ISEE in su, abbiamo praticamente tutte le fasce che avranno un aumento. Quindi, come sapete, le persone che hanno un ISEE di 5.000 euro non sono benestanti, sono comunque delle persone che non hanno grandi redditi e comunque anche a loro andremo ad aumentare. E poi naturalmente l'aumento sarà sempre maggiore sarà il reddito giustamente, però si va ad aumentare un po' a tutti. Il trasferimento scolastico, ci sarà appunto anche in questo caso un aumento del 15%, e sempre diciamo per le persone che hanno dai 5.000 euro di ISEE in su, avremo praticamente un aumento mensile che andrà mediamente dai 10 ai 20 euro mensili. Naturalmente sembrano cifre irrisorie, ma sommate diciamo alle altre comportano naturalmente degli aumenti che possono arrivare a 200-300 euro all'anno. Anche io, come diceva appunto il consigliere Casti, ho notato questa cosa per quanto riguarda le celebrazioni di matrimoni, e volevo appunto un chiarimento perché ci avete fornito in allegato degli atti dove c'è scritto che per celebrare le nozze nell'anfiteatro di Montesirai si spendono 5.500 euro. Quindi vogliamo capire anche questa cosa. I servizi cimiteriali verranno aumentati. Il mercato civico. Il mercato civico è, diciamo, abbiamo fatto un sacco di incontri anche con le commissioni e si prevede, rispetto al passato, di incrementare. Nel 2017 si prevedeva 68.000 euro, nel 2018 80.000 euro. Quindi significa che da quelle attività dovranno pagare di più.
Quindi un 15% diciamo, di aumento soprattutto per quanto riguarda i posteggi che si trovano nel piano seminterrato. Per quanto riguarda poi l'asilo nido abbiamo l'aumento delle tariffe del 10%. Prima l'assessore ha parlato dei teatri, del lavoro anche che fanno le compagnie, anche nel sociale. E a queste cosa facciamo? Naturalmente per il teatro centrale facciamo un aumento che va da 200 euro, si passa a 230 euro. Mentre per quanto riguarda il teatro di Bacquabis, lì ancora le compagnie sono ancora più povere, e quindi però un aumento piccolino lo diamo anche lì, dai 70 a 80 euro al giorno. Gli impianti sportivi, dobbiamo appunto fare in modo che i nostri figli facciano uno sport a Carbonia, e per premiare naturalmente le società sportive che si impegnano con il loro impegno cercano di mantenere i nostri figli o comunque danno un servizio per quanto riguarda il sociale, cosa facciamo? Gli aumentiamo le tariffe del 15%. Poi noto tra le varie cose che si prevede per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità di passare da un incasso del 2017 di 147.000 euro a un incasso nel 2018 di 297.000 euro. Non lo so come la prenderanno appunto i commercianti, o comunque lo stanno forse già vivendo con degli aumenti su questa imposta. Parliamo ora di tasse, quindi addizionale IRPEF, TASI, IMU, TARI, praticamente rispetto al passato sono invariate. Mi ricordo che praticamente si diceva che era anche un obiettivo la riduzione delle tasse, soprattutto sulla tassata, sulla TARI, c'è stata diciamo negli anni precedenti, con la precedente amministrazione, se vedete, guardate le tariffe, le bollette, chi pagava 400 euro, 3 anni dopo ne ha pagato 300. Adesso ci siamo fermati a quei 300, non si scende più. Quindi si è interrotto un trend di riduzione del 25%. Hanno parlato del baratto amministrativo, ottima diciamo iniziativa, personalmente l'ho sostenuta perché ritengo che qualsiasi cosa fatta per le famiglie bisognose siano cose positive. Purtroppo a bilancio vediamo che l'importo che viene messo dall'amministrazione comunale per permettere a queste famiglie di non pagare diciamo, queste tasse, quanto è di 10.000 euro. Considerato che le famiglie di Carbonia che si trovano in una situazione di povertà estrema sono almeno 400, se queste facessero tutte quante la domanda potrebbero usufruire a famiglia di uno sconto forse di 25 euro con il loro lavoro, quindi forse un'oretta, 2 ore di lavoro. E mi sembra un po' riduttivo da questo punto di vista se si punta su questo tipo di, diciamo, di iniziative. Passiamo al sociale. Il sociale vediamo appunto da bilancio che per quanto riguarda il centro diurno per i giovani disabili, quindi le disabilità, le persone che sono ultime, le persone che hanno più bisogno dell'intervento, si passa da uno stanziamento del 2017 di 88.000 euro ad uno stanziamento di 44.000 euro. Io non so se ci saranno diciamo delle associazioni o società che potranno continuare a svolgere questo ruolo con un taglio di 44.000 euro, non lo so, e mi auguro che ci siano dei miglioramenti da questo punto di vista. Centro per le persone senza fissa dimora, si passa da 90.000 euro dell'anno scorso a 50.000 euro. Ma questa cosa praticamente ha già avuto una riduzione rispetto al 2016, perché nel 2016 il centro Don Vito Sguotti prendeva circa 120-130.000 euro, nel 2017 90, nel 2018 50.000, e di questi 50.000 4 mesi sono stati già utilizzati, cioè significa che di quei 50.000 euro fino ad aprile si spenderanno esattamente 30.000 euro che verranno dati al centro Don Vito Sguotti, ne resteranno 20.
significa che con 20.000 euro io non so più le persone senza fissa dimora di Carbonia che fine faranno. Probabilmente ce le troveremo vicino al Palazzo Comunale a dormire, perché io non lo so che fine faranno queste persone, queste mamme che sono appunto sole, che hanno difficoltà, che hanno anche dei bambini in alcuni casi. Quando si tocca il sociale sono appunto delle cose pesanti che si fanno alle comunità. Ricordiamo poi che nel passato, ad esempio, è stata chiusa la casa dell'anziano ed è ancora lì e le persone sono dovute spostare, ad esempio, in altre strutture. Non è stato realizzato, ad esempio, nessun fondo comunale per quanto riguarda, ad esempio, le povertà estreme. Dal bilancio comunale era possibile ritagliare un po' di soldi per le povertà estreme di Carbonia, le persone che non rientrano ad esempio nel REIS, le persone, ecco, dare una mano anche a loro, un fondo di 50-100.000 euro, secondo me era possibile farlo e avrebbe dato una mano a tante persone. C'è anche il problema attuale del fatto che le famiglie non stanno più percependo il REIS, si stanno già lamentando con tutti i consiglieri. E le risposte naturalmente quali sono? Ci sono problemi per quanto riguarda il bilancio, non è stato ancora approvato, l'approveremo a breve. Però il bilancio comunale, come diceva anticipato il consigliere comunale, il consigliere Casti, è semplicemente una scelta dell'amministrazione. Le amministrazioni che sono un po' più brave riescono ad approvarlo nei tempi. E nei tempi, ad esempio, se ci fosse stata, diciamo, l'approvazione a dicembre, non ci sarebbero stati alcun tipo di problemi. Invece i ritardi portano poi dei ritardi e purtroppo l'assessore La Barbera molto spesso si deve anche sobbarcare determinati problemi che i cittadini vanno, diciamo, a comunicare e lei naturalmente, non gestendo il bilancio e non avendo l'approvazione, purtroppo non può fare niente, deve dire aspettate, vediamo quando riusciamo a farlo, ed è un problema. Abbiamo tagliato alcune cose che io ritenevo importanti, lo scambio culturale con i giovani di Oberhausen, ad esempio, si è passati da un fondo di 5.000 euro, quelle sono cose importanti, a 0 euro. I monumenti aperti, finito, non c'è più, non si fa più. Si era tagliato il treno della memoria, e lo stesso, queste cose sono importanti per la crescita dei nostri figli. Eppure si fanno questi tagli. Oltre a questo si vanno a tagliare anche i contributi alle scuole. I trasferimenti alle scuole secondarie sono passati da 36.000 euro nel 2017 a 26.000 euro nel 2018. Le attività culturali parascolastiche passano da un contributo di 7.000 euro a 2.000. L'acquisto di libri per la scuola dell'obbligo... Scusi consigliere, interrompo un secondo. Sì. Prego, un po' di silenzio. Grazie. Sto concludendo, grazie Presidente. L'acquisto di libri per la scuola dell'obbligo passa da 67.000 del 2017 a 45.000 euro. Stiamo parlando di 22.000 euro in meno. L'acquisto di libri per le scuole superiori si passa da 56.000 euro a 12.000 euro. 44.000 euro in meno. I contributi poi per lo spettacolo e l'intrattenimento, c'era un fondo di 19.000 euro, adesso nel fondo c'è zero. Poi passiamo alle opere pubbliche, cercherò di dire due cose. Sono particolarmente dispiaciuto di un fatto. Il fatto che mi dispiace è che la precedente amministrazione aveva lavorato ad un progetto che riguardava la Via La Marmora e riguardava una parte periferica della città, esattamente nella frazione Bacquabis. Era un progetto di 500.000 euro, la regione Sardegna, avevamo vinto il bando, la regione Sardegna ha messo nelle casse comunali 280.000 euro, andava cofinanziato e avrebbe riqualificato tutta una zona di una periferia, di una frazione periferica, dovevano cofinanziarlo con 220.000 euro, si sarebbe appunto riqualificato una zona con alberature, con marciapiedi, con la strada nuova. L'attuale amministrazione ha cancellato questa cosa e quest'opera non si farà più. Si faranno altre, diciamo, alcune opere, si è vinto il bando Montuori, 8 milioni di euro, bene,
qualsiasi importo arriva va bene. Arrivano dalla regione senza che l'amministrazione comunale abbia fatto nulla 430.000 euro per rifare strade comunali. Abbiamo visto alcuni atti, io mi sarei immaginato che con 430.000 euro si suddividesse questa cifra per l'intero comune, piccole alcuni interventi in diverse parti della città. Le parti periferiche della città, le frazioni, non riceveranno nulla e quindi le strade resteranno come sono, i marciapiedi resteranno come sono, anche per tutto il 2018. Ho visto positivamente invece i 98.000 euro messi sull'abbattimento delle barriere architettoniche, va bene, è una bella cosa, la condivido. Ha parlato l'anno scorso avevamo lasciato a bilancio circa 40.000 euro e poi erano stati tagliati. Adesso si rimettono 98.000 euro, meglio tardi che mai che si facciano, si inizino a fare delle cose. Purtroppo, come vediamo, molti aumenti, i cittadini praticamente poi vedranno poco. Cioè i miglioramenti nella città, i miglioramenti dei servizi, la ludoteca, gli altri servizi non ci sono ancora. I cittadini praticamente anche quest'anno, purtroppo con un bilancio del genere, subiranno delle ripercussioni personali, andranno a vedere le proprie strade, continuare a franare e nessuno che interviene, ed è secondo me un problema, come ho detto, il sociale, che comunque, nonostante non ci siano state riduzioni da parte dello Stato, della Regione, eccetera, si continua a massacrare le persone più deboli. Per questo naturalmente non condividiamo questo tipo di bilancio. Grazie consigliere Fantinel. L'alternanza tra gruppi. Rinnovo di nuovo l'appello, prego consigliera Garau. Mi fa un po' sorridere questo. Esattamente, sì, infatti questo comportamento da parte dei consiglieri di maggioranza, cosa temete? In ogni caso il vostro bilancio è già stato espresso dal vostro assessore. Quale comportamento? Perché non si capisce. Perché sicuramente interverrete dopo tutti noi, sarebbe invece stato opportuno, almeno dal mio punto di vista, che anche voi esprimiate quello che è il parere su un bilancio presentato dalla vostra giunta, cosa che invece farete. Consigliere Zonza, facciamo parlare la consigliera Garau, grazie. Comunque, allora, dico questo, parto da quelli che sono gli obiettivi elencati dall'assessore Manca, che dal mio punto di vista sono semplicemente delle proposte o delle azioni così infieri e per lo più potenziali. Promozione di azioni di sviluppo di quelle che sono le attività produttive, garantire la centralità alla scuola, alla stessa cultura, programmare azioni di sgravio fiscale e contributivo per le stesse imprese, questi attraverso una defiscalizzazione per i nuovi residenti, per esempio, e per le nuove imprese. Mi chiedo che visione potete avere voi, forse una visione che non sta in questa terra, per il semplice motivo che questo è un territorio che negli ultimi 10 anni ha perso 10.000 posti di lavoro. Ha un tasso di una percentuale di disoccupazione giovanile pari al 57% e di disoccupazione generale pari al 17%. È una città che, come ha detto lei, assessore, si sta spopolando.
Com'è possibile pensare che ci possano essere nuovi residenti, che ci possano essere nuove imprese, se non si fa niente per investire, per dare centralità alla programmazione, alla pianificazione? Questo è un bilancio che mi permetto di definire assolutamente asfittico. È un bilancio che si limita a valutare e a programmare una ordinaria amministrazione. È un bilancio che, come è stato detto, avrà insomma l'opportunità in ogni caso di vedere accreditati denari da parte dello Stato e della Regione nella misura identica in cui praticamente questi stessi denari sono stati accreditati negli anni passati, però non cambia nulla, anzi cambiano dei parametri e delle percentuali praticamente di aggravio rispetto alla tassazione, rispetto alle aliquote, rispetto agli stessi tributi. La discussione del bilancio dovrebbe essere insomma un'occasione, un momento per guardare a quello che si è fatto in questo anno e mezzo insomma di consigliatura, o che comunque insomma non si è fatto, o a ciò che si intende fare, ma soprattutto è un momento giusto dal mio punto di vista per capire quella che è un'azione strategica, un obiettivo strategico di pianificazione da parte della stessa amministrazione. Purtroppo insomma dall'analisi della documentazione allegata al bilancio, di quella che quindi è la vostra azione politica, che evidente si traduce in un'azione anche amministrativa, risulta dal mio punto di vista totalmente assente qualunque tipo di strategia o comunque una visione complessiva degli obiettivi da perseguire, di quelli che sono gli obiettivi prioritari sia per la città di Carbonia che per l'intero territorio. Tanto più un'assenza totale di non solo conoscenza ma anche di consapevolezza di quelli che sono i reali problemi della città di Carbonia e del territorio. È un bilancio in linea con il grigiore di questa città. È un bilancio di previsione che non porta insomma con sé alcun rilevante cambiamento rispetto a quello che è stato il passato, un passato che voi ritenete di voler cambiare, ma non credo si possa cambiare insomma di questo passo per quelle che sono le modalità e gli strumenti che voi state adottando. Come è stato detto, non diminuisce infatti in alcun modo la tassazione sia verso i privati né verso le stesse imprese. Vi è un aumento del 15% delle singole tariffe vigenti relative all'utilizzazione degli impianti sportivi che sono privi di rilevanza economica. Vi è un aumento della tariffa dei diritti da applicare nei servizi erogati alle imprese dal SUAPE. Questo chiaramente non si pone certamente in linea con una delle esigenze maggiormente sentite dalle imprese del territorio, che è l'esigenza di semplificare, di sburocratizzare. Addirittura le imprese arriveranno a pagare importi che certamente non potranno essere superiori ai 250 euro, ma comunque sono importi che incideranno sui costi di organizzazione e di gestione delle stesse imprese. Vengono applicate tariffe assolutamente esagerate per l'utilizzo di siti, è stato detto appunto per la celebrazione di matrimoni, quali per esempio l'anfiteatro di Monte Sinai. Consigliera Garò, mi scusa un secondo. Sì, prego. Vi chiedo per cortesia un po' di silenzio. È difficile sentire il discorso della consigliera Garò. Dicevo questo, se è vero che si vuole, prego, promuovere, valorizzare il patrimonio, che si vuole portare avanti una politica attiva in funzione dello sviluppo del turismo, sicuramente insomma tutte queste modalità d'azione finiranno invece per disincentivare qualunque tipo praticamente di iniziativa, compresa anche la celebrazione dei matrimoni, sia in quelle che sono insomma le sedi civili, sia in quelli che sono praticamente i siti archeologici della nostra città. Vi è un aumento degli importi del canone di concessione dei loculi, dei colombari e delle stesse tariffe relative ai servizi cimiteriali. Per quanto concerne l'ipotesi dell'applicazione per esempio dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rilevo un'assenza totale di applicazione del principio di equità con riferimento specifico al secondo e al terzo scaglione, ai danni quindi di quella che è una classe sociale ed economica più numerosa e quindi anche più produttiva. Il
il secondo scaglione, per il secondo scaglione che è quello che fa riferimento ad un reddito complessivo che parte dai 15.000 euro ai 28.000 euro, è applicata un'aliquota dello 0,60, mentre per i redditi che partono dai 28.000 euro ai 55.000 euro è applicata un'aliquota dello 0,78. Quindi capiamo bene che c'è un aumento dello 0,14 tra due scaglioni, praticamente, che sicuramente vedono come riferimento di applicazione la maggior parte praticamente dei cittadini. Mentre per quanto riguarda il primo scaglione, che è quello praticamente con i redditi sino a 15.000 euro, è applicata un'aliquota dello 0,59. Si sarebbe dovuto in qualche modo agire in maniera diversa, cioè rendere meno gravi le aliquote praticamente relative allo scaglione laddove praticamente si presume, ne sono assolutamente convinta, la maggior parte dei cittadini di Carbonia o comunque delle famiglie sono famiglie monoreddito, quindi con redditi che non superano i 20.000 euro. La stessa TASI rimane invariata, però è anche vero che questa non può essere considerata una nota, insomma, in qualche modo degna di merito. Spostando poi, insomma, l'attenzione verso altri, in qualche modo, orizzonti, la situazione è ancora più triste e svirente se si va a vedere quello che è il piano sia annuale che il piano triennale delle opere pubbliche. Ben poco è assolutamente previsto, al di là di un progetto per cui io stessa avevo, insomma, votato in maniera assolutamente favorevole, che è il progetto Montuori, al di là di pochi soldi destinati alla sistemazione delle strade, nulla è previsto. Ci sono sole opere che verranno finanziate con l'applicazione dell'avanzo, e questi due appalti sono la riqualificazione urbana, il recupero e la costruzione di alloggi denominati dal carbone al sole e i lavori di realizzazione della copertura finale della discarica Saterreda. Non vi sono spese previste per sviluppo economico. Gli unici interventi poi previsti, per esempio, per l'occupazione, vedono coinvolta la società Somica. Io mi auguro, insomma, a questo proposito, visto che si occupa del verde pubblico, della manutenzione, insomma, del verde pubblico, che si possa tener conto che c'è una parte della città, peraltro, insomma, una zona ad alta densità commerciale, che è Corso Iglesias, che forse necessiterebbe veramente di riguardo maggiore, perché è oggetto veramente di assoluto degrado. Nessuna spesa finanziata per il risanamento dei complessi edilizi compresi nel centro storico e nelle periferie degradate. Evidentemente il degrado che io noto non è evidente, è occulto in qualche modo, comunque non è visibile a questa maggioranza 5 Stelle. Lo stesso piano delle alienazioni è un piano alquanto improbabile, peraltro molti degli investimenti sono strettamente legati a queste alienazioni, si tratta di ex circoscrizioni, ex scuole, quindi difficilmente verranno assolutamente alienati. La stessa spesa corrente è una spesa corrente assolutamente molto, molto alta. Faccio un inciso relativamente ai costi per i servizi telematici e per la connettività, che tra il 2016 e il 2017 è aumentata del 47,20%. Bisogna inoltre dire, per esempio, che gli importi che derivano dalla rinegoziazione dei mutui sono destinati, anche questi, solo ed esclusivamente alla spesa corrente. Rilevo tra l'altro un approccio anche molto confuso alla soluzione di problematiche o comunque di criticità socio-economiche e finanziarie del territorio. Prendo per esempio in considerazione una delibera della Giunta del 1 marzo 2018 relativa all'adeguamento delle tariffe per la partecipazione economica degli utenti al costo del servizio di asilo nido. Qui esplicitamente si dice: ritenuto opportuno, al fine di venire incontro alle esigenze del territorio
che versa in una situazione di difficoltà socio-economica e finanziaria, rimodulare tale percentuali prevedendo aumenti delle tariffe del 10%. È evidente che insomma, le premesse erano ottime, le conclusioni purtroppo mi dispiace dirle, quindi non sono sicuramente in linea, quindi veramente le vostre idee sono molto molto confuse. Non ripeto tutto quello che è stato detto sul sociale, perché ci sono veramente dei servizi al di là insomma del ripristino del servizio educativo territoriale, che è effettivamente una nota degna di merito. Tutto il resto prevede insomma dei fondi, degli stanziamenti ben inferiori rispetto alle necessità di questo territorio, che è vero, per poter in qualche modo incrementare la propria linfa vitale necessiterebbe di più denari, però ci sono delle questioni che possono essere portate avanti indipendentemente dalle risorse economiche, e voglio concludere proprio soffermandomi su quest'ultimo aspetto. Un aspetto che va al di là di questo bilancio di previsione, ma che è in linea con l'evanescenza veramente che lo caratterizza, e riguarda la mancanza assoluta di incisività di quella che è l'azione politica di questa amministrazione, che è prima insomma forza politica attualmente anche nazionale. Ci sono tutta una serie di questioni che se dovessero fallire, e mi riferisco ovviamente al polo industriale di Portovesme, non dimentichiamo che un decreto del febbraio del 2017 ha consigliato questa area un'area di crisi complessa, e che il comune di Carbonia è un comune insieme al comune anche di Iglesias che fa parte del coordinamento di quest'area di crisi complessa. Ad oggi è trascorso un anno e mezzo, nulla ne è stato, nel senso che la voce di questo sindaco non si è mai sentita per portare avanti quelle che sono ovviamente le tematiche essenziali, al di là veramente delle questioni e delle esigenze della città di Carbonia, determinanti perché anche la città di Carbonia possa rivivere una nuova esistenza, dico io, che sono le tematiche legate strettamente al lavoro, che sono le tematiche legate ad una sanità che oggi non garantisce più alcuna tutela ai pazienti, agli stessi cittadini. C'è una provincia, un'ex provincia, una provincia del sud Sardegna che è commissariata, e questo commissariamento probabilmente si protrarrà per parecchio tempo. Questa voce che non costa nulla, non costa denari, non si è mai levata alta, quindi a prescindere veramente da tutto quello che si potrà fare, io mi auguro insomma sempre di più, vorrei veramente che questo comune si rendesse conto di quelle che sono le esigenze del territorio, e che Carbonia è una città capofila, e che Carbonia è chiaramente dovrebbe diventare un polo praticamente di attrazione, di iniziative, di mobilitazione generale e popolare, che allo stato attuale praticamente non esistono. Prendiamo assolutamente coscienza di questo, questo è il suo ruolo, mi rivolgo a lei, insomma, signor sindaco, mi rivolgo a tutta la giunta, è il ruolo praticamente che il territorio e la città di Carbonia oggi le chiede praticamente di ricoprire, al di là del fatto che si potranno poi fare degli investimenti specifici per la città di Carbonia, ma noi non potremo assolutamente far crescere il territorio, non potremo assolutamente pensare che ci possa essere una prospettiva di sviluppo, un incremento praticamente della stessa popolazione che in verità per diverse ragioni sta sempre più diminuendo, se questa sua voce non si eleverà in qualche maniera e non si alzerà molto molto alta. Quindi il mio voto per tutti questi motivi non può che essere assolutamente che negativo. Grazie consigliera Garau. Qualche consigliere vuole intervenire nel dibattito?
Prego, consigliere Piras, facoltà di parola. Grazie Presidente. Partirei, vabbè, tutti interventi, tutti negativi per questo bilancio di previsione. Sono state dette, secondo me, alcune inesattezze. Forse mancano anche di informazioni, non lo so, tipo dire che non abbiamo adeguato le fasce IRPEF. Bisogna anche dire che non si possono adeguare le fasce IRPEF perché non possiamo fare nessun tipo di aumento. Se facciamo una diminuzione di una fascia IRPEF, per esempio dalla prima, facendo una diminuzione dello 0,1, sarebbero entrate in meno per l'amministrazione per 42.000 euro, però non potendo aumentare le più alte, perché c'è il blocco da parte dello Stato italiano dal 2015, non possiamo avere meno risorse e non poter contrastare aumentando qualche aliquota IRPEF. Questa è la prima. Se andiamo poi alla seconda fascia, se avessimo diminuito dello 0,1 avremmo avuto 136.000 euro di entrate in meno. La terza fascia dello 0,1 invece avremmo avuto 79.000 euro in meno. Stessa cosa vale anche per le imposte IMU e TASI, ossia c'è il blocco dal 2015 e non possiamo aumentare nessuna delle tariffe. Quindi far decrescere, far diminuire queste tariffe, voleva dire, per esempio, per lo 0,5 di IMU, voleva perdere a questo comune all'ente circa 225.000 euro di entrate in meno. Avremmo anche potuto farlo, però se arriva magari una proposta anche da voi, e dicendo abbassiamo l'IMU di 0,5 e riprendiamo le mancate entrate dall'IMU con queste altre entrate, l'avremmo anche potuto fare. Purtroppo il bilancio è fatto soprattutto di numeri. Dire poi, affermare che abbiamo aumentato le tariffe di... siamo arrivati a cifre intorno ai 700 euro all'anno, 500, non è proprio esatto, anzi, non è assolutamente esatto, siamo proprio lontani. Perché per esempio un adeguamento, l'adeguamento della tariffa dell'asilo nido pari al 10% rispetto alle precedenti quote di contribuzione serve, ed è scritto proprio nella delibera è scritto, serve per raggiungere l'indice di copertura del costo del servizio, il minimo indice, che è pari alla percentuale non inferiore del 36%. Stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 415 dell'89. Non abbiamo fatto un adeguamento, così che ci siamo svegliati la mattina e abbiamo detto aumentiamo. No, abbiamo fatto un adeguamento rispetto alla legge. Minimo, il 36%, dovevamo raggiungere la percentuale di contribuzione del 36% con le utenze. Ossia, questo è un adeguamento che abbiamo il dovere di adempiere per non creare magari un danno erariale per l'ente. Però c'è un fatto certo, assolutamente, che non sarà un aumento tariffario come quello registrato nell'anno 2012, dove si evinse una crescita di più di 100 euro al mese per alcune fasce ISEE. In quell'anno si affermava: il problema è che il servizio costa e che non può essere posto a carico della comunità perché non è assistenziale. Oggi invece ci dicono che un aumento del 10%, anzi un adeguamento del 10% Istat, è fuori di ogni portata. Una cosa è certa, quando gli adeguamenti tariffari li fa questa amministrazione, cercando di adeguare le tariffe a coloro che hanno di più,
avendo un occhio di riguardo per le fasce più deboli, non vanno mai bene. Infatti, quando approveremo il bilancio, sia per il servizio mensa che per il servizio di trasporto scolastico, abbiamo azzerato le quote di contribuzione per le famiglie che appartengono alla seconda fascia ISEE. Forse è la prima volta che accade in questo comune. Quindi, chi ha un ISEE sino ai 5.000 euro non pagherà nulla, sia per il trasporto scolastico, sia per la mensa. Secondo noi questa è una questione di equità, cioè dare a tutti le stesse possibilità. In particolare per la mensa, ricordando che le prime due fasce non pagano nulla, la terza ha un aumento di 0,21 a pasto, che moltiplicato per 5 giorni alla settimana è 1,05 euro alla settimana. Lo moltiplichiamo per 4 per arrivare al mese, siamo a circa 4 euro. Poi la mensa rimane aperta magari da gennaio a maggio, da ottobre a dicembre, sono 8 mesi, 4 per 8, 32 euro all'anno, non 200 euro, 300 euro, 32 euro all'anno in più, per la fascia che va dai 5.000 ai 7.000 euro ISEE. La fascia 7, per esempio, che ha un aumento di 50 centesimi a pasto, stiamo parlando di un aumento di 2,55 euro a settimana. Dobbiamo moltiplicare di nuovo per 4, per 8, no. Non parliamo di 100 euro, 200 euro, 300 euro. Per avere un'idea di cosa vuol dire magari un ISEE di 15.000 euro e passa, ossia che sono coloro che pagherebbero 3,39 euro a pasto, prendiamo una famiglia di due componenti, due genitori, due adulti che lavorano entrambi, reddito complessivo per uno dei genitori di 22.000 euro lordi, il secondo 23.000 euro lordi, quindi fanno 45.000 euro lordi, due figli a carico, rendita IMU della casa a 120 metri quadri, conto corrente al 31/12, 20.000 euro in banca. Questa famiglia ha un reddito ISEE all'incirca di 15.413 euro. Un po' di silenzio, grazie. Abbiamo pensato che coloro che hanno di più possano dare di più. Tutto qua. Abbiamo toccato vari temi in questi interventi, come il centro diurno dei giovani disabili, dove si dice che non arriviamo a fine anno, che il servizio non ci sarà. No, il servizio c'è. C'è anche un emendamento alla proposta dello schema di bilancio triennale, dove porterà attraverso quel emendamento la copertura del servizio sino a luglio del prossimo anno. Ho sentito dire poi che non ci sono i finanziamenti al CIC, però c'è poca memoria, perché li abbiamo già anticipati per l'anno 2018 nell'ultima variazione di bilancio del 2017. Poi mi sento dire che questa amministrazione aumenta le tasse, toglie fondi per i servizi, facendo la somma di queste due affermazioni mi viene da dire: e dove cavolo li mettiamo i soldi? Li abbiamo nascosti.
Penso di no. Penso che ci sarà un servizio che non c'era da anni in questo comune, come il centro educativo. Riapre dopo tanti anni questo servizio fondamentale per la collettività. Ci sarà il servizio Eurodesk, che andrà a sostituire la vecchia Informa Giovani. Poi si è parlato di adeguamenti dei servizi cimiteriali, adeguamenti proprio Istat. Poi sento dire aumento delle tariffe degli impianti sportivi. Però si deve anche dire che per le società sportive ci saranno 25.000 euro da questo bilancio. Finanziamento di 25.000 euro, di cui 10.000 euro arrivano dall'anno passato e 15.000 euro dal bilancio 2018. Tuttavia questa è anche una scelta politica. Perché, come ben noto, puntiamo sulla possibilità che le società prendano in gestione gli impianti, che noi li aiutiamo poi attraverso dei progetti anche a riqualificare quegli stessi impianti, per cercare di risparmiare quei costi fissi che ogni anno si aggirano intorno ai 130-140 mila euro che vanno per tutta la collettività. Ossia, magari cercare di portare quelle risorse per fare investimenti sugli impianti sportivi e coadiuvare veramente le società sportive. C'è in questo bilancio la novità del ballotto amministrativo. È stato un lavoro di tutta la commissione, di varie commissioni, soprattutto dalla terza, la quarta e la prima, che darà la possibilità per la prima volta ai cittadini di Carbonia che non si possono permettere di adempiere alle tasse di prestare le proprie opere per adempiere gli obblighi impositivi con l'ente. Penso che sia una cosa positiva. 10.000 euro vedremo se basteranno, però io penso che, per esempio, se dobbiamo pensare a una tariffa, a un'imposta di circa 200 euro a persona, penso che potremmo aiutare un bel po' di persone all'interno di questo territorio. In questo bilancio si vede poi che c'è una programmazione per il prossimo anno, anche per il 2019. Come già detto in commissione nell'autunno 2017, di cercare di lavorare seriamente a dei progetti che possano incentivare l'imprenditorialità all'interno del centro di Carbonia e lavorare seriamente a trovare le giuste misure per poter veramente realizzare delle agevolazioni fiscali per le nuove aziende all'interno del territorio. Abbiamo anche già calendarizzato vari eventi per la città e altri ce ne saranno. Certo, si può sempre fare di più, però dobbiamo anche tener conto delle risorse che abbiamo e penso che per le risorse che abbiamo messo in campo per i cittadini di Carbonia siano adeguate. Poi ci saranno le variazioni di bilancio durante l'anno in corso dove potremo sistemare qualcosa, ma penso che tutto sommato è un bilancio che programma per i prossimi 3 anni. Non è il bilancio più bello del mondo, però è un bilancio
giusto che cerca di raggiungere una certa equità e soprattutto chiede a coloro che possono dare di più una mano. Grazie. Grazie consigliere Piras. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Stivaletta. Sì, grazie Presidente. A me, io richiamo e faccio miei, se mi consentono, per non essere ripetitivi, gli interventi dei colleghi di opposizione, e non posso che contestare l'intervento del collega di maggioranza, ma non per altro, cioè, non fosse altro che nessuno sino a quel momento aveva fatto riferimento a diminuzioni su addizionale IRPEF, IMU, TASI, cioè non c'erano riferimenti a tutto questo, cioè sembrava quasi mettere le mani avanti per riconoscere che comunque delle problematiche, delle difficoltà ci sono, perché qualcuno ha detto determinate cose in campagna elettorale o negli anni precedenti e poi non è riuscito a essere conseguente in questo caso, quindi questo è un dato di fatto. Sembrava quasi volersi discolpare da un qualcosa che un'accusa non era, cioè non c'è stata un'accusa, quindi sostanzialmente uno in queste situazioni riconosce quasi la propria colpevolezza, e questi sono principi assodati. Il bilancio è fatto di numeri, eh sì, purtroppo o per fortuna è fatto di numeri, ma non per chi sta richiamando determinati argomenti da questa parte, ma per chi da quella parte, fuori da quest'aula, dice che tutto verrà risolto e che tutto si poteva risolvere con un cambio di passo, con una trasparenza o con un vogliamoci bene, che poi concretamente non c'è stato. Non c'è stato. Quindi tutte quelle che sono le indicazioni che si danno, tutte quelle che sono le intenzioni, le volontà, devono corrispondere poi dei numeri, per fortuna o purtroppo. E questo è un dato di fatto. Non c'è stato, secondo me, il coinvolgimento necessario della popolazione. Non c'è cuore in questo bilancio, cioè nel senso non c'è quello che si dice, la promozione di una democrazia diretta, la partecipazione profonda da parte delle persone per essere coinvolte quindi in quelli che sono in quelle che sono le decisioni che poi vanno a ricadere su tutti, le decisioni che siete chiamati voi consiglieri comunali a fare, perché voi rappresentate la popolazione di Carbonia così come noi, perché volente o nolente si tratta di democrazia indiretta, e voi quindi col voto favorevole andate a sostenere un bilancio in tutto e per tutto, che potrebbe essere corretto in corsa, non si sa, perché bisogna capire, però intanto quello che andrete a votare, che vi accingete a votare è questo, questa situazione, con quello che è stato detto, con problematiche e pesi per quanto riguarda, quindi con aumenti o come li vogliamo chiamare, con forti ripercussioni su voci come famiglia, scuola, sui matrimoni, sullo sport, sulle attività produttive. Questi sono dati di fatto. Sono dati di fatto. Perché anche dal punto di vista turistico si va a, nonostante i richiami, non si va a mettere un euro. Per quanto riguarda lo sviluppo agricolo, non si va a mettere un euro. Queste sono scelte politiche, come è stato detto. Sono scelte politiche e quindi non si può poi raccontare all'esterno determinate cose quando qua poi si votano e si vanno a confermare, ripeto, grazie all'investitura popolare, determinate scelte proposte della Giunta e dei loro coadiuvanti che sono gli uffici. C'è una conferma di quelli che erano i timori legati ai vari adeguamenti per quanto riguarda i tributi legati alla pubblicità e le affissioni, e conferma sostanzialmente quello che era stato detto in una riunione pubblica in questa sala
quando c'era indicato esplicitamente un dato, 190.000 euro. Noi abbiamo chiesto, ma 190.000 euro di aumento? No, arriveremo a 190.000 euro alla fine dei conti. No, invece era 190.000 euro di aumento. È confermato quel dato. Perché noi abbiamo un'entrata di 297.000 euro adesso. 297.000 euro. L'abbiamo visto dalle slide. L'abbiamo visto dalle slide. C'è poco da... C'era scritto pubblicità 297, però per favore, facciamo pubblicità, concludere il consigliere. 297.000. Quindi è confermato che ci sarà un peso per le attività produttive. Sul sociale non c'è dato sapere qual è, perché non è stato specificata qual è la percentuale che, come è stato definito, mettiamo in tasca nostra, o quale percentuale viene data poi da trasferimenti regionali o statali. Sul cavallo di battaglia del baratto amministrativo, sul quale avete comunque, se non avete richiamato, che c'è stato un grosso contributo di collaborazione a livello di attività nelle commissioni, regolamento visto, rivisto e rivisto ancora, perché la prima bozza era proprio una bozza, diciamo, quindi c'è stata una collaborazione profonda da quel punto di vista. Però dire che cioè basare gran parte dei proclami, perché l'unico elemento di novità che c'è, perché qualcuno ha detto cambio di passo, cambio epocale, cambio, stiamo parlando di un baratto amministrativo in cui avete messo 10.000 euro, cioè, io non vedo questo grande slancio da quel punto di vista, quindi non vedo un qualcosa che possa consentire di dire eccoci, siamo arrivati, stiamo cambiando tutto, facciamo delle scelte coraggiose. Non mi pare proprio, io non vedo una che sia una scelta di coraggio, non vedo una che sia una scelta di prospettiva, e questo mi dispiace. Penso che dispiaccia più a tutti i cittadini di Carbonia, che avevano riposto in questa maggioranza, in questa amministrazione comunale, grandi speranze. Erano convinti che ci sarebbe stato un cambio di passo, perlomeno per quanto riguarda collaborazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini, cosa che non mi pare che ci sia stata. Mi pare anzi che quasi ci siano più filtri per arrivare agli uffici. Perché quando io vedo un usciere terrorizzato, se una persona non ha appuntamenti o non sa che vuole entrare o quant'altro, perché non può salire al secondo piano, poi dopo il secondo piano c'è chi è incaricato a capire chi è la persona, poi da quel passaggio c'è un altro passaggio ancora dello staff del sindaco, e poi eventualmente si arriva al sindaco. Ecco, quelli sono situazioni che non corrispondono a quello che probabilmente è stato promesso in campagna elettorale, o che perlomeno le persone si aspettavano. Ci si aspettava, da parte dei cittadini, quello che dicono perlomeno, quello che riferiscono, quindi maggior rapporto diretto con il primo cittadino, che non c'è, e non si aspettavano di sicuro, ripeto, che vi poteste limitare a una gestione dell'ordinario, senza una programmazione particolare e senza quel cambio di passo. Ci sono tutta una serie poi di note dolenti legate ad alcuni aspetti sostanzialmente irrisolti, che più volte abbiamo richiamato nelle commissioni, e più volte c'è stata la promessa eventualmente di affrontare con un cambio di passo le problematiche legate alle storture della Tari per determinate attività produttive, che continuano nonostante tutto ciò a vedere arrivare bollette stratosferiche, cioè avvisi di pagamento stratosferici per quanto riguarda soprattutto i produttori di rifiuti speciali, che non riescono a convincere che le cose che loro producono sono effettivamente rifiuti speciali, per cui pagano un conferimento o riutilizzano il prodotto nel ciclo produttivo, e per questo comunque si vedono arrivare 10, 15, 20 mila euro di
di avvisi di liquidazione della tariffa. Ci sono ampie zone comunali non illuminate o dimenticate, quindi di fatto sono zone di categoria A, zone di categoria B. C'è una spesa che probabilmente è errata, una decisione che probabilmente è errata della spesa legata ai fondi per la manutenzione straordinaria delle strade, che non è richiamato il collega Fantinelli, perché probabilmente si poteva andare a dare un segnale alle persone che richiedono da anni e anni e anni determinati interventi, invece non c'è stato neanche in quello. Ripeto, poi non c'è stata nessuna rivoluzione democratica con un dialogo profondo o con quello che fate spesso, peraltro un voto su internet per varie proposte o quello che potrebbe essere più gradito per voci di spesa in un bilancio. Quindi da una parte a livello nazionale si dicono determinate cose, a livello locale poi se ne fanno altre. Perché non c'è niente di quella democrazia diretta che tanto predicate ad altri livelli. In tutto questo cosa succede? Che sarete voi però, gruppo di maggioranza, a dover mettere la faccia, a dover votare un bilancio nonostante ci siano tutta una serie di storture, tutta una serie di aumenti o adeguamenti, o chiamateli come volete, per categorie particolari come quella, se ritenete, di poter raccogliere queste voci che ho detto prima, famiglia, scuola, matrimoni, sport e attività produttive, perché ci sono tutta una serie di aumenti. E quindi voi con il vostro voto mettete la faccia e dovrete poi giustificare le scelte dell'amministrazione, perché la scelta dell'amministrazione è la vostra, perché chi vota il bilancio è il Consiglio Comunale. Giustamente l'assessore propone sulla base di quelle che sono le istanze che gli arrivano dai vari assessorati, deve dal punto di vista contabile, cioè dal punto di vista della gestione dei conti, chiudere e fare quello che tecnicamente deve essere fatto in modo corretto. Però ripeto, non ci sono scelte lungimiranti, non ci sono scelte che abbiano coinvolto in modo particolare le persone, e non c'è una programmazione o un ampio respiro di questo che di quello che deve essere un bilancio importante come quello appunto annuale pluriennale che ci accingiamo a votare. Grazie. Grazie consigliere Stivaletta. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Zonza. Grazie presidente, buonasera a tutti. Il mio non sarà un intervento prettamente analitico come quelli che mi hanno preceduto. Anche perché devo dire che gli unici spunti politici interessanti da parte dell'opposizione me li ha dati il consigliere Casti, non me ne vogliano gli altri colleghi, che come al solito fa un'analisi molto precisa, critica di quello che è stato l'intervento, di quella che è stata l'illustrazione dell'assessore Manca, che invito tra l'altro a dare risposte altrettanto precise in merito ad alcuni interventi, perché così tutti ci chiariamo eventuali dubbi, con tutta la discrezione e il rispetto del caso, chiaramente. Parto da un presupposto. Premesso che tutte le azioni che questa amministrazione svolge si basano sul principio della buona fede, per cui non c'è volontà di voler, come dire, allocare indebitamente risorse finanziarie per danneggiare servizi, persone o ambiti. Purtroppo, se i soldi sono quelli, bisogna fare delle scelte, come in ogni settore. Se lo stipendio che arriva a casa di una famiglia è quello, e se sino a qualche anno fa ci si poteva permettere 4 uscite al mese in ristorante, se i costi aumentano,
magari le uscite al ristorante diventano 3, progressivamente 2, e forse in ristorante non ci si va più, perché lo stipendio rimane quello e magari aumentano altri costi. Quindi, siccome la gestione amministrativa si basa sempre sul principio della conduzione della famiglia da parte del buon padre, che si può fare fondamentalmente? Che si può fare? Mi rifaccio a delle osservazioni che ha fatto il consigliere Casta in merito alla razionalizzazione dei costi. Sono state già intraprese, già da più di un anno, azioni di questo tipo, perché quando fu lanciata la circolare a tutti gli istituti scolastici per spegnere rigorosamente le luci durante le ore notturne, io ho la scuola media numero 4 di fronte a casa mia e mi risulta che per la maggior parte delle notti dell'anno quelle luci rimangono spente. Poi è vero che non si diventa, che grazie a queste azioni l'amministrazione non potrà, come dire, raccogliere ingenti risorse, però da queste piccole azioni ci si mette nelle condizioni di poter razionalizzare. La centralizzazione delle stampanti negli uffici comunali già da più di un anno consente un notevole risparmio di carta e di toner. Invito il sindaco piuttosto, in virtù delle dimissioni dell'assessore al personale Argiolas, con la nuova nomina, a dare un'occhiata a tutti gli uffici comunali dove d'inverno, oltre a tutti i clima accesi, gli split ci sono accese per ogni scrivania una o più stufette elettriche, che non c'è niente di più antico che riscaldarsi ancora con una stufa a resistenza. Dovrebbero essere proprio bandite dagli uffici comunali. Era da tempo che la volevo dire questa cosa, ma adesso che cambia la rotta con il nuovo assessore personale, magari ci riusciamo. Tra l'altro ci sono temperature allucinanti negli uffici d'inverno. Poi che la razionalizzazione dei costi possa essere ulteriormente incentivata con altre azioni, questo è fuori di dubbio, quindi dobbiamo prendere tutti l'impegno affinché ci possano essere iniziative in questo senso. La definizione di bilancio asfittico della consigliera Garau, devo essere sincero, non mi è piaciuta, però in democrazia possiamo dire tutto quello che vogliamo se non ci manchiamo di rispetto. Ma fondamentalmente con le risorse che abbiamo a disposizione si può giustamente amministrare ordinariamente la città. Le scelte coraggiose a cui fa riferimento il consigliere Stivaletta, perché in commissione non arrivano mai proposte in merito? Io devo ammettere, faccio una precisazione, faccio un lavoro un po' difficile e anche se faccio parte della terza commissione ho, credetemi, serie difficoltà a partecipare, anche perché le commissioni sono convocate in orari in cui io sono solo a metà della mia giornata lavorativa, però di questo non posso far colpa a nessuno se di fatto si converge in questi orari qua. Però mi risulta che quando anche l'anno scorso si è arrivati in sessione di bilancio sono stati presentati 81 emendamenti. Va bene, però perché non si fa un'azione preventiva da parte dei colleghi di opposizione e facciamo arrivare proposte prima della sessione di bilancio? Perché no? Perché questa cosa qui non è avvenuta l'anno scorso ed eravamo in ambiente di prova, ma quest'anno è servita un po' la lezione, tra le dovute virgolette, degli 81 emendamenti bocciati l'anno scorso e li avete ridotti di due terzi. Però perché arrivare sempre alla presentazione degli emendamenti e invece in maniera preventiva, in forma preventiva, non arrivano proposte per poter davvero lavorare in convergenza? Perché no? Di tutti gli interventi che mi hanno anticipato, nessuno di voi si è espresso in questi termini. Sarebbe gradita una risposta. Ultima cosa. È vero che le scelte sono politiche quando si struttura il bilancio, ma non sono solo politiche, sono anche economiche, perché con i soldi che ci sono a disposizione o che si conta che possano essere a disposizione, si fanno le cose che si possono fare, perché le scelte coraggiose poi devono essere anche supportate dalla pragmaticità del loro concretizzarsi. Altrimenti,
siamo cioè, altrimenti non abbiamo altro che un procrastinarsi della campagna elettorale. In campagna elettorale sono state dette tante cose, poi si arriva ad amministrare e bisogna fare i conti con quello che si ha a disposizione. Mi sembra che sia una cosa, per quanto banale, ma vera. Perché ci accusate, sempre con la dovuta discrezione, perché non ho ravvisato, devo dirla tutta, non ho ravvisato toni di astio. Penso che questa seduta di consiglio, nonostante si affronti un tema delicato, si sia svolta veramente da signori. Non è vero che non si tengono in considerazione le proposte dei cittadini. Quando il consigliere Stivaletta afferma che la cittadinanza non è stata coinvolta in questo percorso, chi è il portavoce del cittadino? Chi è che sceglie di farsi eleggere a consigliere comunale per cosa? Il portavoce del cittadino è il consigliere comunale. Se poi per coinvolgimento si intendono le riunioni in Piazza Marmilla, dove 5.000 persone vengono a fare delle proposte, voglio dire, si inizia a gennaio e chissà quando si finisce. Probabilmente il consigliere comunale ha anche questo ruolo di farsi portavoce con i cittadini, raccogliere le proposte e poi presentarle qua. Perché a noi succede così, noi facciamo così. I cittadini li incontriamo nelle piazze, li incontriamo al cinema, li incontriamo nel palazzo, li incontriamo allo stadio, ci parliamo e poi prendiamo spunto da questi confronti per assestare le proposte anche nel bilancio. Se non lo fa il consigliere comunale, chi lo deve fare? L'usciere del palazzo? Ritengo di no. E chiudo dicendo che effettivamente poi quelle che si fanno in questa sede sono, come dire, delle linee di indirizzo. Poi è chiaro che per fortuna con le variazioni di bilancio si possono apportare tutte quelle eventuali modifiche che servono per modellare al meglio il bilancio, per cui insomma mi sembra che anche l'anno scorso tutte queste correzioni in corso d'opera sono state effettuate, per cui tutto questo serve per affinare ulteriormente il lavoro che ci aspetta. Grazie. Grazie consigliere Zonza. Ci sono altri interventi? Darei la parola in questo caso all'assessore al sindaco per una replica. Prego, assessore Manca. Grazie presidente. Io ho sentito una serie di considerazioni fatte dall'opposizione, che è logico che faccia, che tiri l'acqua al suo mulino, che cerchi anche di mettere contro la maggioranza, contro la giunta. Questo è uno dei compiti che cercate di svolgere quotidianamente, dicendo che sono loro che votano il bilancio, sono loro che hanno la responsabilità. Io dico che anche la Giunta ha la responsabilità. Ha la responsabilità in primis di quelle che sono le questioni tecniche del bilancio, ma ha la responsabilità anche perché coloro che sono seduti da questa parte sono convinti di quello che hanno portato a disposizione della maggioranza prima e del Consiglio poi. No, non ci mancherebbe, consigliere Agarau. Da quanto dite voi sembra quasi che ce lo siamo sognato e che quindi alla fine portiamo un bilancio tanto per fare. È un bilancio che, mi spiace, è l'unico che ha fatto una considerazione che ritengo seria è il consigliere Usai, che ha detto, non avendo potuto esaminare prima tutta questa serie di numeri, non possiamo esprimerci. Gli altri, nonostante questi numeri non li abbiano esaminati, si sono espressi. Si sono espressi in modo come al solito, riportando sempre le stesse questioni, riportando sempre le stesse problematiche, anche se quelle problematiche nel frattempo si sono in parte risolte. Quindi
Ho anche difficoltà a rispondere in questo senso. Nessuno ha preso, mi dispiace proprio ad esempio per il consigliere Stivaletta, che è tanto attento al discorso delle attività produttive, ma non ha fatto nessun riferimento, nessun apprezzamento sul discorso degli sgravi fiscali e contributivi. Attenzione, questi non sono cose inventate, i soldi ci sono già sul bilancio 2019. Quindi non sono questioni che stiamo ponendo adesso, ma sono programmatiche. Quei soldi su quel bilancio, 40.000 euro, ci sono già per dare i contributi alle nuove attività. Così come vi abbiamo illustrato in che modo vogliamo coprire gli sgravi. Quindi c'è un'attività di programmazione in questo momento che non so come definirla, se non di programmazione. Quindi che ci diciate che non c'è programmazione mi fa sorridere. Questo, come abbiamo detto, è un bilancio che deve fare i conti con le problematiche nazionali, nel senso che gli enti locali, l'ho detto l'altra volta, sono in forte deficit. Una serie di diminuzioni di trasferimenti che dal 2009 al 2014 400 milioni all'anno. Diteci voi in che modo è possibile fare più di quello che stiamo facendo con queste restrizioni economiche. Quello che è stato detto, che non ci sono diminuzioni rispetto all'anno scorso, è vero, tant'è vero che quello che abbiamo incassato in più, a parte che le tariffe sono state approvate in una fase successiva rispetto al DUP, quindi comunque gli ingressi, le variazioni in aumento per le tariffe dovranno anche essere inserite. E poi è logico che comunque dobbiamo trovare il modo di chiudere il cerchio. Sappiamo tutti che dobbiamo arrivare a pareggio di bilancio. Sappiamo tutti che i servizi sono più o meno sempre quelli che dobbiamo erogare. Quest'anno in pratica abbiamo messo i soldi su tutti i capitoli dei vari servizi che dovevamo erogare. Già in questa fase, con le successive possibili variazioni di bilancio e col fondo di riserva, andremo a toccare degli ulteriori punti importanti per la nostra politica. Il discorso del coinvolgimento del cittadino. Noi abbiamo fatto una chiamata pubblica a metà dicembre, nella quale abbiamo chiesto ai cittadini di venire in consiglio perché volevamo sentire la loro opinione su quelle che erano le possibilità. Quindi anche su questo ci siamo almeno attivati affinché il cittadino potesse dire la sua sulle varie voci di bilancio. Quello della partecipazione è vero, un nostro cavallo di battaglia. Faremo in modo di, come abbiamo detto, in quest'anno operare sul sito internet, perché vogliamo definire tutta una serie di attività di partecipazione che possano permettere al cittadino di dialogare direttamente con l'amministrazione. E anche questi soldi sono già nel capitolo di bilancio. Quindi tutte le accuse che ci vengono rivolte, contro la Giunta in particolare, ma anche contro i consiglieri che hanno partecipato, hanno visto le possibilità che avevamo, non è una questione di abbiamo 97 milioni, decidiamo dove metterle. Non funziona così un bilancio. Un bilancio funziona che ci sono tutta una serie di voci che devono essere coperte prima di scegliere che cosa fare. I pagamenti verso lo Stato, i pagamenti del personale, i costi fissi, i costi di SOMIC, i debiti, sono tutte cose che, a prescindere dalle scelte dell'amministrazione, vanno postati i fondi prima ancora di decidere che cosa fare. Che cosa è stato possibile scegliere? Se arriviamo a 100.000 euro di somme che abbiamo potuto spostare da un capitolo all'altro, è tanto. Questo è come possiamo gestire il bilancio. Giusto per farvi capire. Perché ho l'impressione che qualcuno non abbia ben compreso come funziona la ripartizione. Io, per quel che riguarda il discorso delle proposte,
le attendevo da parte vostra. Le attendevo perché già l'anno scorso avevamo detto che se tutte quelle gli emendamenti che erano stati presentati ci fossero state ripresentate in una fase successiva, noi eravamo ben lieti di esaminare con voi in che modo poterli mettere in bilancio. Però questo vuol dire che cosa? Che se vado a finanziare la sistemazione di una determinata strada o se vado a fare un'apertura di un nuovo servizio, da un'altra parte devo trovare comunque o chiudere un servizio o devo trovare i fondi per poter finanziare quel nuovo servizio. Questo è materialmente ciò che funziona. Poi è bellissimo dal punto di vista politico fare tanti sogni per dire dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro. Anche noi sappiamo che ci abito in Corso Iglesias, anch'io so benissimo che Corso Iglesias dovrebbe essere sistemata. Però purtroppo in questa fase non riusciamo a farlo, ma non perché non lo vogliamo, ma perché materialmente non ci sono i fondi per farlo. Così come non ci sono i fondi per fare tutta un'altra serie di cose. Quindi, per chiudere, quello che è stato presentato è il bilancio che copre tutte quelle che sono i servizi essenziali e che copre tutte quelle che sono le possibili attività che in questo momento la città ha bisogno. Per quel che riguarda, per quel che riguarda le entrate e per quel che riguarda gli aumenti tarifari in particolare abbiamo detto che non è che quei soldi li prendiamo e li portiamo da un'altra parte, quei soldi servono per migliorare quel servizio. Il trasporto pubblico servirà per migliorare il trasporto pubblico, la mensa servirà per fare l'informatizzazione del servizio mensa, il cimitero servirà per fare tutta l'informatizzazione della parte del cimiteriale, l'abbiamo detto chiaramente, voi vi continuate a ripeterci che ci sono solo gli aumenti, ma vi perdete tutta la parte successiva, quella in cui diciamo che noi i servizi li vogliamo dare, ma non li vogliamo dare come li davate voi, li vogliamo dare in modo migliore. Ed è per questo che vogliamo fare questo. Tutte le considerazioni relative alle tempistiche di approvazione del bilancio, io ricordo che nel 2012-2013 la precedente amministrazione, rispondo al consigliere Fantinel, ha approvato il bilancio una volta a marzo, una volta a maggio. Quindi non vedo tutte queste differenze e queste, come posso dire, vostra miglior gestione delle attività. Chiudo dicendo che questo è il bilancio che può dare alla Carbonia un punto di partenza e che, ripeto, spero che voi consideriate, soprattutto per quel che riguarda gli interventi sullo sviluppo economico di contribuzione e di fiscalizzazione, un'apertura da parte dell'amministrazione per poter lavorare per il miglioramento delle attività produttive. Per quel che riguarda tutte le altre considerazioni, nei giorni prossimi sicuramente con gli emendamenti ci sarà possibilità di migliorare questo bilancio, che per il momento è quello che almeno ci porta a chiudere con un pareggio e che ci porta a dare a Carbonia la possibilità di iniziare a lavorare per risolvere i problemi. Grazie. Grazie, assessore Manca. Se qualcuno vuole controreplicare, uno per gruppo, per 10 minuti. Allora, finiti i lavori iscritti per la giornata odierna, vi ricordo che la prossima seduta per la sessione di bilancio sarà lunedì 26 alle ore 18:30. con la discussione degli emendamenti dal numero 1 al numero 19. Buonanotte a tutti.